Buonasera, amici della Taverna. Ciao. Ciao. E non solo. Amici Ciao. di tutto il mondo. Amici dei cammelli. Ciao. Ciao, i cammelli. Ciao. I cammelli sono sempre belli. Beh, 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 stasera. Stasera ah. portiamo un gioco che in effetti non abbiamo mai portato sul canale. No. Nonostante no. non sia, non sia... O, o meglio, aspetta, in realtà è recentissima la, la versione che portiamo. Però il gioco in sé è uscito Quanto? Due anni fa? Eh te lo o dico subito Mi sembra di sì eh. Death Stranding è uscito L'8 novembre 2019 Mamma mia quanta professionalità è Praticamente quasi due anni esatti Più o meno Siamo Esatto quasi. Esatto quasi. Allora Ok no so, eh... eh cioè S'ha oh, Sa. Prova, Prova. No, ho fatto il gestore streaming su successe cose, ok, ok, ci sono no, no, Non ti emozionare troppo lì Eh, la vita, la vita, ciao Carl Ciao Carl Ora, ora metto PS5, facciamo come pro. il mettiamo come PS5, Ma quindi easter eggs spazio PS5, così eh? Sì, boh, credo Metto tra parentesi Ma sì, anche ah. perché, anche poi in realtà, che per realtà, ragazzi, questo gioco, ricordiamo che Death Stranding è disponibile su PS4, PS5 e PC, ma Giusto. la Director's Cut è un'esclusiva PS5, non la, trova non la potete trovare né su PS4 né su PC, quindi esatto. se volete giocarvi questa versione... Ora poi, nel corso della live andiamo un po', vi racconto un po' anche cosa hanno aggiunto e, e come sbloccare tutto, la versione. Tutto, è, tutto? È in realtà tutto, tutto. In realtà, tutto non riusciamo a vederlo perché c'è, ad esempio, una roba sì, eh? che per sbloccarla devi starci delle ore dietro e probabilmente non lo sbloccherò, non lo so. Ah, okay, eh, ok. Non è una roba importante Ai fini della storia, eh, del gioco. Avete presente il jetpack? Non so se. Che si era visto nei trailer. C'è un jetpack? Sì. Eh, ok, non, non lo ha Sì, 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 eh, sì, sì, sì. Ecco, quello per sbloccarlo. A parte che, giustamente, infatti, quando l'avevano mostrato, molti stranamentati. No? Dicevano: Eh, vabbè, ma così allora è troppo facile, tutti gli altri si sono fatti il mazzo per giocarlo. Sì. The stranding andare a piedi in giro. Ora mettono il jetpack e uno fa. E invece no, perché per finché non finisci, tutta la campagna principale, non lo sblocchi. Okay. Quindi per sbloccarlo devi finirti tutta la campagna principale. E poi, eh, per sbloccarlo comunque, richiede tante ore di gioco perché devi completare al 100% una determinata zona che non è per nulla semplice da completare. Quindi, quindi ci sta. Ah. Questo non lo sapevo. Ok, quindi non, non basta finire il gioco. Che bello. Mi piace no, quando no. Fuggi, Ma per ogni cosa deve complicarti la vita. Eh no, però, però, in parte, allora, no. Ci sta che non te lo fa sbloccare prima della fine del gioco perché sennò davvero uno sarebbe troppo facilitato no, 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 que questo, rispetto questo agli sì, altri. Questo, questo Però, in preso, effetti te lo dentro. poteva andare subito appena finisci il gioco. Invece no, Cosima deve farti patrogli. Eh, eh, perché, perché a lui piace così a lui piace così. Anzi, poi, buon uomo, vi chiedo gentilmente se può condividermi su Discord oh, Disco. Certo, cose ma, ma guardi, quindi... lo, lo, lo faccio subito. Anzi, la oscuro eh, un attimo eh, così prima eh, di iniziare. Eh, eh è un così uomo molesto è un uomo che cose strane su discord <ride> cose strane ignote magiche oh, ignote ecco Pe aspetta oh. cosa aspetta 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 amici di la Stream così no niente no peccato che lo vedrai 30 fps perché discord non va di più di così perché discord è bellissimo e ciao niente. gg, GG. Oh, ma vedo che ha scaricato hitman 2 sì, sì, sì. Ha giocato? Lo, lo sto giocando, ecco, ora la devo sistemare. Mi sta perché... piacendo? aspetti che la sistemo. Sono strano. Allora, sono sì. una banda nera. Sì, 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 te l'ho tolta, tolta. Ok. Sì, anche se devo ammettere che in realtà poi lo stavo giocando un po' di riparazione, no? Nel, Nell'attesa che usciva, che escano le cose. Proviamo. Non è male, okay. non è male. D dico sto. che è molto molto simile al primo. Cambia la storia, ovviamente. Però il, cioè, il gioco è lo stesso alla fine. Ok, cioè, la missione: devi eliminare gli obiettivi. Ah, bah, il, 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 è classico, il classico Hitman. Ma boh, che facciamo? Iniziamo. Io direi di sì, anche perché io non vedo l'ora di vedere bene bene la Director Scout. Perché a parte la cosa del, delle macchinine brum brum, non ho visto nient'altro. Che poi guardiamo anche quella insieme, eh, stasera. Sì, sì, sì. Però è quella che. Mi lascia un po' perplesso. Aspettate, che ora. Ora lo vedete il gioco un attimo. Eh. Tanto, sto vedendo Eccolo due cose qua. su Steam. Devo prendere New World. Devo assolutamente il... prendere. Esce il 28 che e è? non è ancora stato mandato. Martedì. Martedì. martedì, non vedo l'ora. Io, martedì, cesserò di esistere. Oh, finalmente. <ride> Facciamo continua, oh, no. Ragazzi, mi sarebbe piaciuto farvi vedere anche le missioni nuove. Ma c'è un piccolo problema. Oh, Erano no. poche e le ho già finite. Ah, scusa erano così poche? Eh? Erano Sono state tipo quattro missioni Tra l'altro non molto lunghe eh, Ok Che però aggiungono una chicca Per quella che riguarda la storia di Fragile Nel gioco Ok eh, Però sì Un po' corte Un po' corte Allora eh... Oh che carino! C'è i BB Blue. Sì Aspetta oh. Aspetta vi faccio vedere queste cose Aspettate aspettate andiamo nella stanza Vai vai vada vada Oh che carino! Anche la tuta l'ho cambiata. Ti ho visto. Madonna, con quale suono? Ora vi faccio vedere tutto. Queste sono tutte robe di contorno che hanno aggiunto nella Direttor Scat. Ok. Ho ah, prezzo una cosa di questa Direttor Scat, però. Cosa? Il prezzo che ha. Anche se la devi prendere a prezzo pieno, è un prezzo onesto secondo me. Perché mentre... E qua un po'... Un po'... Non, non so se una frecciatina Però cosa su Shima no? <ride> se tu, no, no, se tu non ce l'hai Intanto ti si blocca la webcam oggi Non so come mai ehm, Ottimo Se tu non ce l'hai vuoi prenderlo a prezzo pieno Puoi prendere solo la versione del terzo scat Quindi non puoi più prendere la versione senza La dietro scat E ti costa okay. 80 euro Mentre questo la dietro scat Costa 39,99 Atto. Ora, i due giochi atto. sono completamente diversi, eh, per carità. Non, non sono paragonabili e non c'entrano nulla. No, aspetta, que questo 9,90... No, questo è 10 euro, no. eh, non 39,99. No, no, scusami. Io stavo parlando se lo devi comprare pulito che non ce l'hai. Ah, ok, Non l'upgrade. Okay. Oh, ciao, squartone. Ciao, squarta. E dice, oh, oh, salve, salve. i signori della taverna. Potreste essere così cortese a potermi passare la vostra bottiglia di vino più pregiato? Con anche una bistecca cucinata al sangue, mentre, mentre possiamo discutere sui nostri progetti di vita? Assolutamente Ma sì. Ne ben più, lo faremo ben più che volentieri, signor Squarta. Assolutamente vino sì, più pregiato. Squarta. Cosa abbiamo in cantina? Samu? Eh, un chianti? Classico? No, Chianti, no, è un barbarolo. Un bel barbarolo, va bene, va bene. Che Bello molto... rosso, fermo, corposo. Che si accompagna magari anche bene. Con una bella bistecca al sangue, opterei. Se è d'accordo, ovviamente sì, una squarta. Una bella fiorentina. <ride> una bella fiorentina, bella spessa al sangue. Morbida come sta? Morbide, tutto, morbide, tutto, morbide. Bene. Succoso, in bocca... tutto bene, squarta. E, come e invece, stai, come stai, invece? Ti racconti, Come è venuto poi il ragù, squarta. Eh, che ieri Samu Te è ripassato al volo, ma c'era buon Squirt che era alle prese oltre che Platinare persona a... a fare il ragù. Beh, io normale. Grande. Beh, dai, normale è normale e buono. Normale è buono non è cattivo normale. Ci sta. Oh, sono contento, sono contento. Buono, Squarta. Meno male, meno bella. male. Ciao Grogu, come stai? Io prendo birra e pizza della taverna, ragazzi. Oh, pizza della taverna, Grogu. Per curiosità, come te le immagini come ingredienti sopra? Ciao, <ride> marini miei, ciao fra, ciao, come fra stai? ciao a tutti, ragazzi. Come va? Come va? Comunque, amici, stiamo guardando qua perché è arrivato adesso. Stiamo intanto guardando piano piano il. Le robe di contorno, no? I colori delle skin della, della tuta wow. che, che hanno aggiunto che, vabbè, di contorno. Però quanto è carino invece cambiare il colore alla, alla cosa al del BB. al BB. al BB si, sì. a sì. capsula si. Sì, da PC poi so, grande finito per la seconda volta. Persona 5. Ma col platino, visto che ieri hai preso dei trofei abbastanza spinosi, come si è messo adesso? Ingredienti a sorpresa, grande squarta, grande squarta. Ingredienti a sorpresa, Samu. Tu cosa ci metteresti nella pizza della taverna? Una taverna. Proprio letteralmente, Siamo... forse sì, un po' voglio, troppo ti voglio bene, però un po' too much. È anche un po' eh, dispendioso. La... Per ogni pizza. per rimettere una cacchia di taverna sopra la possiamo fare di legno di questo colore. Così, di questa roba inguardabile. Siamo a un, è mio. una Pizza. Eh, ah una no, pizza. ma il BB parli del BB. No, la... ma... mamma mia, ho quanti problemi! <ride> E in pelle, in pelle di uh, canguro. Così, in pelle di canguro. Sai che in pelle di canguro comunque affascinante? Mm, sì, io l'ho fatto. Arriviamo a, me... perché mi PC... Arriviamo a meno 50 fps. No, oh, mia. quindi giocare da pitcher Genshin a questo punto. Allora, io Grogo ti ci metterei delle cipolle perché sono d'obbligo. Se sì. cipolle per me. Ci io Però, di aspetta. solito. Poi dipende se gli sì. piacciono grogo, Se poi le cipolle cipoli sono bravo. Beh, ingredienti a sorpresa, si vede che gli piace un po' tutto, ama un po' il rischio. Ah, beh, gli piace il pericolo. A me piacciono anche molto i funghi porcini o il champignon sulla, sulla pizza. Io amo la pizza e i funghi eh, a volte prendo anche funghi e cipolle insieme e devo dire che ci sta molto bene. Cioè, almeno per il mio palato mi, mi soddisfa comunque. Io ti devo fare una domanda prima di continuare. Tu che sei io, Paolo. Tu che hai giocato... No, no, no. Tu che hai giocato no, Cyberpunk. Okay. Questa V c'entra qualcosa con Cyberpunk. Visto che il protagonista si chiama V. Visto che, veda, sono, sì. visto che ci sì, sono sì. i sereg sì. di Cyberpunk. Sì, sì, no, no, ma ti dico sì, proprio perché il protagonista si chiama V e qua la missione parla di un chip con uno strano simbolo. Okay, sopra. ok, ok, eh, ragazzi. Diciamo che è palesemente una città cyberpunk. Allora, allora, noi dobbiamo fare due cose oggi. Questo... Che vi ho fatto vedere ora. E guardate qua ci sono anche gli Easter Egg di Half Life. Oh, no, il simbolo di Half Life! Ci sono gli Easter Egg di Half Life. Noi cercheremo di capire di trovare sia quello di Cyberpunk che quello di Half Life. Bello, bello. Che poi quello di Cyberpunk ti sei informato? Perché non credo che si limiti soltanto agli Easter Egg. Credo che aggiunga proprio delle, delle meccaniche di gameplay. Nel, eh, di no, non mi sono informato. Siamo io qua. Okay. Blind. No, ma che sfiga fra, comunque è una cagata, per un gioco crossplay potrebbero farlo anche cross progression, ma è cosa? una bacata Genshin, eh? Genshin non è cross progression, bello, è cross play ma bello, non cross progression. Bello. Cioè non ha senso. Sono 95 è tanto groguo a provare la pizza, sono 95% è compendium E tutti i personaggi che mancano solo, sono quelli che ottieni solo esplorando, quindi mi devo fare un'altra run. Madonna, Mitsu e Nai. Comunque aspetta, voglia. aspetta. C'hai messo sulla pizza, hai detto cipolle, funghi porcini eh? e? no, poi aspettavo te. E io ci metterei. Non lo so. Cosa ci può stare bene insieme alla cipolla e ai funghi? Qualcosa tipo. Beh, il prosciutto ci sta bene, il solito eh, prosciutto e stavo funghi pensando, si Stavo pensando a qualcosa tipo prosciutto, comunque qualche salume. Magari eh, del prosciutto prosciutto crudo. Prosciutto crudo. Dai, dai, per rimanere leggeri. Sì. Giustamente <ride> Vabbè è una pizza <ride> Solo per, eh, per chi è dalla Play Non è colpa, della, è colpa della Sony Ah scusa il cross progression non c'è solo Se tu hai l'account Sulla Play però se, se tipo Da cellulare a PC c'è eh, Ecco mettiamola così da mobile a PC c'è Che va Che vacata, che vacata, però. Che vacata. Eh. Perché Sony ha scelto Ma sta Ma ragazzi cosa? Un, po come, un po' come il discorso Play, Cioè non per parlare sempre male di EA però se le cercano perché se io ho un account che pago ogni mese che poi sia incluso o meno lasciamo stare perché no, io, almeno io ce l'ho incluso col Game Pass ma fate finta che io mi faccio il mio, il mio abbonamento EA Play diviso, separato dal Game Pass e quindi pago quei quanti sono 3,99 al mese mi pare mm -hmm. perché per averlo anche su un'altra piattaforma lo dovrei rifare e quindi ripagare No, no, questo non eh, ha senso, ragazzi. Non, non ha senso. Ha senso. Non allora scoperto qualcosa che non avevo notato. Posso giocare, giocare, a baseball e posso anche pescare. Ma, ma veramente ma... ci sono anche queste attività. Super... Persona maggiore di cioè maggiore, è brutto dire che sia persona più grande di GTA V. <ride> E ci sono trofei anche per quella attività, ottimo. Raga, intanto che siamo all'inizio, io mi assento due secondi che Ma vado io... a prendere una cosa di là. Ma io volevo blu. illustrare il da farsi anche a lei, però, cioè, se se ne va l'aspetto. Eh beh, no, mi, mi, mostri, mi mostri e poi vado a prendere una roba di là. Mi mostri. Parti con quello di Half-Life allora. al o di Cyberpunk? È un'ottima domanda, ora <ride> vediamo qual <quella, ride> quello più vicino. Samu vedo già dei simboli strani affiancati a una frase altrettanto dubbia. Quindi. No, 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 ma leggo. L'avevo già vengo. letto. In realtà, in realtà so già cosa c'è scritto. Cioè nel eh, senso... ma voglio leggere perché mi piace. Vai, se lo legga ma quanto lavori, Sam? Il tuo rivaglio con e se continui così. Io però mi chiedo se il tuo BB stia bene. Anche se tu ti senti in forma, non sarebbe una cattiva idea far riposare quelle serie ogni tanto. Non lo so. Mi viene dai medesinarmi con i BB. Forse perché anch'io potevo esserlo, o se il mio cognome cominciava a ma Che cosa c'entra? Non so se capisci cosa voglio dire. E poi ci sono delle goccioline no. dubbie. Insomma, dirigiti una di quelle strutture sotterranee, intendo le stanze private, e fatti un liposino. Questo è il mio consiglio. Il tuo bb ti ringrazierà. questo l'abbiamo già fatto. Sempre. Ma quello che dobbiamo fare è per distar, che credo che sia in questa mail. Vai, se vuoi leggere. Okay. Mm -hmm. Te la stai cavando molto bene, Sam Bridge Beh, in realtà, che cosa ci si può aspettare dal grande messo? È eh, già, ne ho sentite mm -hmm. di storie: pare che tu sia un grande fan di Half-Life. <ride> <ride> ma già partiamo ragazzi Cosima applausi applausi a Cosima ciao, ciao Andrea, siete fantastici mamma mia addirittura grazie mia, grazie. grazie un po' tu ma c'è lei qua il fantastico <ride> l'incredibile un tempo eravamo uniti, ma ora siamo tutti sparpagliati di qui e di là, ma è proprio per questo che dobbiamo continuare a lavorare, giusto? Comunque ascolta... il Intanto Squarta dice, dice che gli mancano, mancano sei trofei al platino, grande squartone. Oh, un grande squartone. Vorrei che tu mi recuperassi un carico smarrito. Hai presente il fiume a nord del centro logistico situato a ovest di Capital North City? Segui il suo corso a nord-est del centro che cerchi. Si tratta di un cubo, quindi dovresti individuarlo senza problemi credo che tu non abbia mai visto niente del genere, per cui non mi stupirai se tu fossi sospettoso, ma ti assicuro che non è pericoloso, è davvero molto importante per me, importante come la stessa vita. Allora, adesso mi sembra un po' eccessivo. Se riesci a trovarlo, sarebbe fantastico se tu lo potessi portare al centro logistico a Ovest di Capital North City. In okay. cambio, naturalmente, ti spiegherò un po' di mi piace, wow, un regalino. Sei l'unico che mi può aiutare, stai in conto su di te. Il regalino poi dovrebbe essere, video. infatti... Eh... No, almeno da quello che avevo visto dovrebbe essere qualcosa yeah, di legato. Yeah, ovviamente Half-Life. Yeah, sì, 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 ok, ok. E raga, mi hanno dato un libro da leggere. Che uh, quale è Squarta? Intanto, guarda che dice: Io sono magnifico. Esatto, okay. e comunque ora vado su DVD. Ah, guarda. Chi l'avrebbe mai detto? detto? Chi l'avrebbe mai <ride> oh, boh. <ride> detto? Strano. Dai, buon DVD, Andre. Divertiti, <ride> tifo, divertiti, tifo, 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 tifo. Andre. Allora, Se quindi direi che dobbiamo grande. andare. <ride> Eh, eh, a nord devi quindi andare. quindi eh, ci teletrasportiamo a, a, a Capital north City. E poi eh, cerchiamo poi, questo fiume esatto, che è a nord, e, se, e poi devi seguire il suo corso a nord est del centro. Ok, okay cioè, ce l'ho però. Se l'arrivo lì libro. Ah, yeah. E su cos'è il libro? E indovinate? Non eh, l'ho letto. Grande è eh, giunto il momento di eh, cercarsi un bel riassunto su Google, che è quello che facevo oh, io, no no, grazie, no, no vabbè. Vabbè. non prendete esempio da me. Ragazzi, ragazzi, si diverta Io Ciao subito, Andrea. grazie, perché, grazie perché per essere passato tifo, Vai, vai tifo, tifo. Si sì. muova, si muova Allora, io mi sono già dimenticato dov'è che dobbiamo andare, raga Ah, l'ho ordinato ieri È arrivato oggi Che libro hai detto che è? Non so se l'hai detto Se me lo sono perso Ah, era per le vacanze Che libro è? Squarta allora abbiamo che dobbiamo andare a Capital Not City Giusto? Aspetta No, a ovest A ovest E l'ho finito tra poco Addirittura Era breve allora il libro Oppure hai trahiardato come un pazzo anche sul libro Il libro si chiama L'alchimista Ho già sentito qualcosa ma siamo già al centro logistico di Capitan A Ovest. Tra l'altro, e il fiume a nord è questo. Quindi dobbiamo seguire questo fiume? Però non sappiamo fino a dove. Ah, amici, compagni. 200 pagine. Intanto ah, yeah. stanno succedendo cose strane alla tua webcam, Dylan. Ah. È giunto il momento di rispecchiare. Fai, fai un po' schifo, eh. fai, fai un po veramente schifo. Ti odio, che tanto ti odio. diciamo anche. durante le live, al barile, ci ecco qua, c'è il barile. <ride> che, che tra l'altro non si vede perché è verde. Che tra l'altro non si vede perché è verde. Che bello. Uh, eh... è arrivato oggi. Allora, no, l'ho ordinato ieri. È arrivato oggi e l'ho finito. Tra poco. Il libro si chiama L'Alchimista. Ah, ok. È un libro corto, le 100 pagine. Ma carino, Dicevo... Ciao, Fabio. Ciao, Fabio, cittadini. <ride> Dicevo che noi siamo già a Capitol Note City, a ovest di Capitol Note City. E il fiume è questo qua. Okay. E quindi lo dobbiamo seguire a nord. Quindi dobbiamo salire su. Non sappiamo fin dove, però, beh, andiamo. Se sentite cubo. strani rumori sono io che sto depressurizzando i oh, Vabbè adesso ah. No Beh o vanno finiti questi 5 litri Ah sì sì assolutamente Si sì, è carino, ok. Ma se per caso c'era qualche consegna secondaria da fare per sbloccare sì, maggiore che credo. Squarta. No, no, Grobo dice a squarta. Il romanzo racconta la vicenda del giovane pastore Santiago. La, fav la favola si snoda in un arco temporale di due anni. Scopo apparente del viaggio è, per il giovane Santiago, l'inseguimento di un sogno ricorrente secondo il quale, ai piedi delle piramidi, vi sarebbe un picchissimo tesoro nascosto. Oh! Ecco, vedi. Tu tu uh, cos'hai? Lunedì ce l'hai, hai detto l'ora di file lunedì martedì, tuo controllo lunedì. E dici lunedì. questo, guarda che non ah, so, se... guarda, che non se lo voleva portare: il barile. e eh beh, <ride> mi avete lasciato da solo con barile sì, da 5 minuti. Non vi fare dove sono andato quella sera. Dopo anche altre cose, probabilmente anche la nostra dignità. Perché mai ne hai mai avuta? Davvero? No. Ah, ecco. Io volevo spiegare in un altro modo, ma ok, onesto. Mai avuta che fai. <ride> Beh Fabio, questo è per te. Mettiamoci portiamoci tutte ah, le robe che ci servono. Quanti kili hai addosso? Ma Tentate adesso pochi. Ma devo prendere ancora delle altre robe. Questo barile è tutto ciò che ho nella vita. <ride> è incredibile. Contiene ciò che veramente amo: birra. L'alcol. Non niente. posso bere. Eh beh, adesso che sei così, no, non ti conviene proprio. Eh beh, quindi più da amico o... per rispetto dovresti eh, invece di farglielo pesare. Che, che schifo di persona. Mamma mia, veramente. Io confido in Fabio. So che lui è una persona matura, è una persona adulta, è una persona intelligente e non si lascia fare. Ecco, come non detto esatto. Pu... Eh, oh, <ride> bravo, bravo, Fabio. <ride> e oh, basta dire che. Fucile d'assalto. Non letale, mi raccomando. Non sì, uccidiamo la gente eh, no. eh no, perché ragazzi, magari per chi non lo sa, in Death Stranding è sempre meglio non uccidere nessuno. Perché già. se uccidi i nemici si trasformano in cose brutte. Che è meglio mm. evitare. Ma ah, io voglio capire perché... Mi Automod consentire... blocca vita. Sì, sì, consentito. Non capisco, però, il senso di bloccare cose. Allora, c'è un ragazzo che vive la sua vita in tranquillità, Santiago. Comincia a vedere in viaggio giro. Eh sì, questa trama mi sembra di averla già vista. Beh, squarta, mi piace questa idea di trama. Io fossi in te non la racconterei ma io avevo... proprio ma così la mia moto? parole. non ho la, la mia moto, moto. ma dovevo rifare. Ma dimmi un po', la macchina quella lì carina, che poi vedrete tra lì... poco durante le gare. È soltanto per le gare o la puoi anche no, usare? Quella la, la, la puoi sbloccare raggiungendo determinati obiettivi nelle gare. Credo che Ok, devi... però poi la sblocchi anche per il gioco, diciamo, normale. Sì, una volta che tu fai quello che devi fare lì nelle gare, poi la sblocchi per. Uh... Ma me l'ha fabbricata la moto? Ok. Oddio in effetti si, sì, cavolo. Adesso che hai detto Giorgio, sì. È esattamente la terza season di Giorgio. <ride> Beh, ci sta. Mi piace, mi piace. Quanti termini l ho mai visto. Mi fai vedere cosa succede se uccidi? Beh, magari se Samu ha il piacere di farlo può ucciderlo. Non si vede subito. Non si vede subito Fabio nel gioco. Voglio anche uccidere qualcuno adesso, ma non si vede subito. E gli effetti sono diciamo a lungo termine Devo sistemarmi meglio il carico Come? Dov'è? Aspetta no. Eh basta che fai quello automatico Comunque puoi anche farlo dalla pausa Anche tu? Sì Su carico Vai il primo, è il primo Ok è In modo non lo vede però No infatti cioè, Dai non puoi bloccarmi Egitto Egitto come Egitto. termine Perché? Twitch a No Noooo Mi dissocio, mi dissocio <ride> Io non so se ho portato abbastanza roba Spero di sì Però ovviamente moriremo Ma come mai sento sta roba? Allora Man eh, Il fiume E qua dietro, è dietro la, la cosa No, non si sente strano in live. Senti strano su Discord? Eh? Sì, quando usi quando ci sono determinati suoni. Anch'io l'altro giorno quando facevi china. È eh, Discord ah, che okay. è fantastico. Ok, sì, ok, sì, ok. Sì, sì. No, mi stavo preoccupando. Ho detto oh, in live si sente mago che le mie cuffie stanno impazzendo. Ok, no, è Discord che fa schifo, va bene. Sì, 10 sì. miliardi, 10 eh, vale. miliardi, sì, sì. Qualcuno dice. Eh, se Discord vale 10 sì. miliardi, io sono Obama allora. Ciao e presidente. no non sono. <ride> grazie <ride> ex presidente comunque allora, il fiume eh, vabbè, vabbè, però si chiama sempre presidente dovrebbe essere questo no il fiume è a nord quindi vabbè. segui se si sale se. non è che se si sale a nord vabbè stavo, no? Nel... questo è nord però nella mo... in questo caso anno, sì in questo... no no il fiume lo becchi a nord e là hai beccato a... no aspetta aspetta no che cacchio sto dicendo punta a destra Punta, punta qua. Ok, dritto, destra. No, Samu, non è questo. Sei ovest. No, eravamo a sud addirittura. Eh, allora no, aspetta, non è questo. Aspetta, perché aspetta. poi ti aspetta. dovevi dirigere verso nord-ovest. Nord è qua. Nord è qua. Il problema è che a nord qua non abbiamo nessun fiume. O oh, forse sì, aspetta, andiamo a vedere. Ah, attenzione! Cosa c'è qua? In oh, baglio? che pronostico ha fatto? Me lo dica, me lo dica. Quante che... volte... Perché non me lo fa vedere? Compre Quante volte Samu fa farà cadere i carichi? Meno di 5 più di 5. Oh. Ma allora, no, no. Però devo, dobbiamo dire che al momento non ci sono carichi da far cadere. Per Vabbè, ora. quello che hai addosso comunque. Uh, raga, vi faccio vedere una nuova feature della diretroscat. Cioè, non ecco. puoi negare che addosso hai delle robe. Guardate, guardate Samu, cade in acqua Samu. Lo so, però non si è fatto niente. Ok. Oh, comunque e quindi nord nord, dobbiamo andare di là nord est di là si sì, squarta spesso spesso che chiede se ci è mai capitato di giocare a un titolo e poi sentire un vuoto dentro di noi sì. dopo i titoli di coda quando ho finito le Stranding ad esempio quando, quando finisco tutti i giochi che mi piacciono eh. tipo Uncharted, The Last of Us sì, Death, sì. Death Stranding poi ti senti, ti senti un vuoto e, e triste principalmente perché purtroppo è finito. Allora, raga, noi dobbiamo trovare un cubo. Quindi Dylan, se vedi un cubo, ragazzi, se vedete un cubo... Dito. Ma intanto sei nella direzione giusta. Intanto non dovrei posso... andare in acqua. Eh, sì, nord, nord-est. Ok, ok. Dovevi risalire a nord-est, c'era scritto, sì. Chiedo, Aspetta, eh. Che per sicurezza... Lo rileggiamo. Io credo in Samu. Io non credo tanto sì, in Samu. Sì, 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 sì. Segui il corso a nord-est del centro dove si trovare... Ok, ok, segui il corso allora a nord-est. Sei giusto, credo. Lo spero. Io spero Attenzione, che non dovessimo Attenzione Siamo a 10.000, passa punti per meno di 5. Inizia, cosa si fa se qua? Io ho una paura perché è iniziato a piovere, raga. Ma porco cane. E niente. F Sam Niente raga io speederanno, speederanno Credo in te Non ho portato la roba per le sa sai Beh gli pisci addosso Sam E, e funziona veramente <ride> Sì raga, vero In questo gioco potete pisciare addosso i nemici eh, Amici non no ah, si yeah. gioca così in questo <ride> gioco No, no, palco, no, sì, non si dovrebbe giocare gol. così questo Vai Dai che perde la roba Dai che perde il carico No non rompere Non rompere No 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 Ce la facciamo Ce la facciamo Corri Corri 69 Nice No Sì Sì La moto è abbandonata così Sam Povero Sam io intanto mi faccio un altro... Ah. Faccio sentire il suono della verità. Non so se si sente. Sì, si sente, sei un maledetto. Okay. Che mi fai venire voglia di fare. Sì, scappa. Ok. Tra l'altro? Tra l'altro siamo. Qua non c'è il fiume, raga. No, forse in questa zona c'è... perché è finito. Eh, forse in questa zona c'è il cubo. Anche perché mi facevano strane quelle macchine lì. E eh, dove è è andando, cubo? Lo so, salgo, cerco il cubo. Ah, oh, okay, ok. Non c'era vicino a quelle macchine sotto? Chiedo eh. No, non mi sembra. Ah, dietro Però, di te. Aspettate un attimo. Oh, ce l'ho l'arma per le CA eh, Cosa è dietro di me, c'è una CIA. Ecco raga, quelli che prima chiedeva, chiedeva Fabio Quella roba che hai visto poco fa Quelle sono, quando ammazzi qualcuno diventa così, diventa una CIA E poi ti prende, e ti fa robe brutte se ti prende Allora, intanto ascolta qualcosa che ci diceva gli è successa su Persona 5, resto fase 1 Assassin's Creed 3, Assassin's Creed Black Flag, God of War, Subnautica e Shadow of the Colossus. Beh, ci stanno. Ci, ci può stanno. stare, ci può stare. Squarka, non hai votato se una Pussy, no? Eh... No, dicevo, dietro di te, Samu, da, di, verso il fiume. Allora, io vorrei capire... Dietro di me, di qua? Dove stai guardando... dove sta guardando Sam? Ok. Ok, vai avanti. Ok, fermati. Guardati qua. Ok, binocolo. Mm. No. C'è l'altro... Che secondo me era dall'altra parte del fiume. Può essere Il problema adesso è scendere senza morire tanto io chiudo qua l'alcol mm. Ok Ah che bello avere un badile di via però Maledetto Credente, siamo, non no, ho votato perché fregano il sondaggio, quindi no, non può essere inutile. se no, 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 ma perché? E poi dice scusa, ma come? Ma, ma, non, ha ma non ha senso, ma Ma non ha senso! perché? Ma povero Farà. Allora ragazzi, se ci riusciamo andiamo a riprenderci la moto. Ma guarda, anche se te la riprendi non è che sia tanto utile. Eh no, è per tornare indietro, perché io volevo tornare ah. indietro, che secondo me è dall'altra parte. E però c'era scritto nord-est Siamo nord-est è quello Non può essere l'altra parte L'altra parte sì. è sud-ovest Sì Ma Aspetta Fammi tornare Intanto fammi tornare dove non c'è la pioggia brutta Che ci ammazza Vado a piangere un Angolino Lol Quando finisce la pioggia brutta che ci ammazza Ok finita No è finita, sì. Sì, sì, Cioè, C'è cioè, la ci pioggia, ma non è quella che ci ammazza. Dicevo. No, lo farà perché se guardi, sì. Fammi, fammi vedere un attimo meglio la mappa da qui. Ok, qua c'è. Dove cavolo è la. Scusa, ecco, bravo. Guardiamo ecco. dalla mappa. Questo è il, il centro da dove siamo partiti. Ed è quello giusto? Centro-Ovest di Sì, 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 Vai a Nord. Da lì vai a nord. Nord, vai a nord. nord rispetto a questo è qua. O oh, no? Esatto, è quel fiume lì. È quel fiume okay. lì. Da e lì prosegui verso Nord-Est. Verso Nord-Est è quel corso di fiume dove è il cursore. Quindi seguilo, seguilo. Questo, questo è seguire il fiume verso Nord-Est. Ora qua non è più Nord-Est. Quindi... Mm. Non lo so, raga, dobbiamo. Secondo me ci stiamo fossilizzando che è vicino al fiume. Però tu devi seguire il fiume. E poi, tipo a metà percorso, vai dritto verso nord-est. E intorno beccherai qualcosa. Fammi un po' leggere meglio. Segui il corso a nord-est del centro. Esatto. Del centro? In che senso? Ah, ok, ok, il. Sì. Esatto. Eh, dovresti trovare quello che cerchi, si tratta di un cubo Nord-est Fammi però passare Fammi provare a passare quindi, di qua Quindi devi Fatti. avere il fiume sulla destra Fammi andare nord-est ma fammi provare a passare di qua Ah devi avere da il fiume sulla lato. sinistra Eh ma a questo provare. lato però attenzione non stai più seguendo il corso del fiume che va verso nord-est Stai seguendo il corso del fiume che va verso nord non ti preoccupare Anzi verso Ma porca <ride> Pro Samuel e Erano due giorni che non ne beccavo di Sia <ride> certo invece... giustamente in live In live vabbè ma ci sta eh Ecco. Io sento suoni strani. E niente raga, non possiamo andare con la moto perché se ci pigliano... È un problema. E dobbiamo andare molto stealth Ah ok Sparai al riparatore per cassa ah. Dicevo secondo me eh, Sei sul lato sbagliato Non lo so però comunque poi dopo si riunisce il fiume. Ah, ok, allora va bene. Snake, are you okay? Snake, are you okay? Eh no, tanto chi sono okay. le tue scelte? squadra? quali sono le tue opzioni? Ah, io raga, ho finito Kina. Molto bello! Molto, molto bello. Mi manca oh, un moto. trofeo. Per due trofei per platinarlo, solo che uno è buggato su Play 5 per adesso. E l'altro, non ho voglia di rifarlo perché dovrei rigiocare il gioco però difficoltà maestra che ho soltanto sbloccata adesso che l'ho finito. Sono indeciso su Ghost of tsushima, Deathloop e Sifu. Beh, Ghost. immagino che a, abbiano... A, eh? Io dico Ghost. No! Ma porca. Hanno prezzi diversi credo. Cioè, Sifu cioè, Deathloop e Ghost of Tushima molto simili. Sifu quanto costa? Al ma si fa uscito a proposito si fu non lo so se è uscito aiuto 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 dai aiuto che aiuto per le casse, dai che le perde aiuto 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 perde. aiuto aiuto si sì, è uscito e, okay. Invece okay. No. e invece no Però Però un un problema problema adesso. Uh... Dobbiamo cullare Dobbiamo lui, sì, 50, credo. Guarda a 40 euro. Ti consiglio Kiena perché tutti eh. questi costano, cos'è? A parte Sifu che costa 50, sono sugli Yokai. Io ti consiglio Ghost. Uh... Tra quelli che ha detto lui, eh, ovviamente. Io no, non posso esprimermi più di tanto perché Deathloop non l'ho giocato. si no, no, non piangere, non piangere. Ti piano, dico, piano. Fra questi che mi hai detto, l'unico che ho giocato è Ghost. È Ghost. Su, Tushima. Guardate che carino, che si culla muovendo il pad. Bravo, Samu. Stai salvando i miei punti. Eh, però non ti so dire sugli altri perché non li ho giocati. Defloop su console. Non si è Dobbiamo fare far arrivare molto. la parola arancione. Quasi al massimo comunque. Ne ho, senti ne ho sentito parlare molto bene. Uh, Sifu sono poco informato. Deathloop comunque, a parte sentirlo parlare bene, sono poco informato. L'unico che ho giocato è Ghost of Tushima, quindi ti direi quello. Però guardati un no, attimo qualche no, contigo no, degli no. altri. Cosa no? Scusa, no? Eh, no, no, stavo parlando col BB. Ah, ok, ok. <ride> Ragazzi, ovviamente non vi faccio. Noi guardiamo Electro scat, ma non vi farò spoiler uh. sulla trama del gioco principale. Eh. Quindi, se volete stare a vedere cosa facciamo, state tranquilli perché non vi faremo spoiler. Facciamo robe secondarie. Intanto che Samu fa il babysitter, vado a posare il babysitter di birra. Ok, finito di fare il babysitter, credo. <ride> Arrivo. Ok, lo rimettiamo via. Comunque raga Quando poi torna Dylan Inizierei a dirgli di Guardare per sicurezza Se trovo qualcosa su YouTube Per quanto riguarda gli easter egg Così ce lo facciamo Così almeno sappiamo dove andare Almeno da sapere se stiamo andando nella direzione giusta Da dove si sta rovinando Tutto il carico ragazzi Perché la pioggia ovviamente eh, Porco cane Scappo, scappo, corro, Eccomi. corro, corro, corro. Cosa? Cosa succede? Mi sono perso? E niente, stavano succedendo di nuovo cose brutte. Stavo dicendo comunque, prima, sì. prima che arrivassi, sì. che inizierei quantomeno giusto anche... Oh. Sì. Per vedere, spaga, per vedere se almeno stiamo andando nella direzione giusta, tu, buon Dylan, per renderti utile alla società, potresti iniziare a guardare qualcosa sull'internet, se... se... Se perlomeno stiamo facendo giusto, secondo me io te l'ho detto. Devi andare a nord-est, punta la bussola dove stiamo Siamo andando? a nord est. Ah, ok. siamo a nord est? Ah, no, eh si. Sì, oh, ok. Guardati, intorno. Secondo me non è detto che sia sulla strada. Può essere ragazzi... poco vicino. Ai piedi di un colle, di un monte. Tipo sulla alla destra, ecco, alla tua destra, magari. Tra cioè, tu stai dicevo... guardando solo dritto, però può Amici. essere anche la sopra. Che la pioggia ci rovina tutto il carico. Quindi, magari non lo perdiamo il carico, però ce lo troveremo tutto rovinato. Un e per sicurezza, quindi per non rovinare il carico, ora mi rubo questo ca... camion che mi è mezzo scassato. Ma meglio che niente. Corri scappaci, scappa, c'è Si scappa. Andiamo, se la direzione è giusta. Si fu 40 euro dice Squarta. Si fu sai che sono molto ah. curioso di provarlo. Eeeh, anch'io. Anch'io. Tanto. C'è solo in digitale? Il eh? problema è cercare di capire anche bene dove poi si trova. Ah, attenzione, stiamo entrando nel territorio dei muli qua. Ah, Ghost of Tsushima 70, ma aspetta, per cui hai 5, 70. Con la Director di La Director scat costa, costa di scat costa 79. La Director costa 79,99, poi magari 70 in offerta. Eh, sì, ecco, lo dicevo prima inizio live. Secondo me è un po' troppo. Obiettivamente, sì. essendo che... Cioè, ora, se fosse un gioco... Uscito così ci stava perché ormai è diventato quello il prezzo dei giochi PS5 al lancio: almeno di AAA-80 euro. Eh, e, e, lo, e il suo prezzo va bene. Ma essendo che Ghost non è un gioco nuovo, è una riedizione di un gioco uscito ormai eh, anche lì mh, due anni fa. Circa, secondo me, ragazzi, è troppo. Concordo, è un secondo po' tanto. Cioè, diciamo prima: A la prezzo molto di più di Death Death Stranding. E... A che 10 euro è più onesto che uno da 30 euro di costo. Costa tucini. 10 euro se già ce l'avevi su PS4. In più lo paghi comunque una cifra onesta. Per chi non lo aveva su PS4, lo, se lo prendi direttamente su PS5... Non l'ho uccisa eh, raga, è non letale il... E... Ehm, se lo prendi direttamente per PS5 lo paghi mi pare 39,99 se non sbaglio. Mm -mm. E ci sta. Nella versione standard ovviamente stiamo parlando eh. Non so, trovando informazioni a riguardo del cubo. Ma è scritto tipo easter egg half-life. Ho cercato direttamente cube location. Eh cerca magari prima... Ok, ho appena trovato informazioni. Ok, ok. Apri un po' la mappa. Uh, aspetta che mi levo dalla zona di Muni puoi anche aprire mentre se non c'era sì. tanto a pausa Sì, lo so, però non mi piaceva, tanto sono ancora nella loro zona. Eh, vai. Eh, fai zoom out. Ancora? Più di così non posso. Eh... No, fai un po' di zoom in verso il centro logistico ovest di Capitan City, okay, quello qua. da dove sei partito. E questo? No, quello è... Ah no, si sì, scusa, io sto vedendo dalla logistico. live. Scorderei. No, perdonami. <ride> eh, fai ancora un po' di zoom. Sì, hai superato. È superato. Ecco. Ma in qua o in là? La strada era giusta di qua? Sì, sì. sì ok, sì. Allora, allora era giusta quella che pensavo. E di quanto l'abbiamo superato? di tanto, ok? Ok. Oh, Com'è che si chiama Com'è che si chiama uh, aspetta, te lo dico subito. Ragazzi, siamo ufficialmente arrivati a 600 likes su TikTok. Oh! oh ma con quei video? Oh. Ah, ragazzi, a proposito, a proposito, se vi piace un po' quel cringe però col cringe un po' particolare, <ride> Oggi è uscito un nuovo video molto particolare su TikTok. Che ci siamo dimenticati di ricaricare su Instagram. Quindi, Dinan, se vuoi, nel mentre siamo qua in live, ricaricalo anche sulla pagina Instagram. Quindi andate a seguirci assolutamente, se, se vi fa piacere, andate ah, a seguirci totale, su TikTok. Vabbè, meglio che niente, meglio che niente. E niente. Seguiteci, amici. Se volete qualcosa di. Di bello oppure Sono... no, non lo so. Sono <ride> confuso. Cosa ah, Teoricamente dovrebbe, boh, dovrebbe essere lì? Immagino. Vabbè, uh... quindi sì, sì, devo... 79 euro per lo sotto scemo. Ok, quindi devo tornare indietro. Uh... Vuoi sapere dove vai? Porta il cursore a sinistra. Si, sì. Piano... aspetta, che devo vedere da Discord. Piano. Vedi, vedi quel palino rosso sotto la macchina? Sotto la macchina? Sì. Qua? C'è un palino rosso sotto. O Questo okay. dici? Sì, è più o meno in quella zona del palino rosso. Qui, dove ci sono le CA, che bello. Eh, un po' più a sinistra, leggermente, leggermente, leggermente proprio più a sinistra Quindi del tipo... palino rosso. Quindi tipo qua. No, quello è sopra, Samu, non è a sinistra. Quindi qua? Sì. Cioè io Comunque capisco distinguere la sinistra dalla destra, ma la sinistra da sopra è un po' più grave. Eh No, perché lo sto guardando <ride> magari tipo. Co come eh... lo stai guardando? La mappa c'è dritta come ce l'ho io. No. Cioè, guardi con la testa no. storta a 90 sì, gradi. Hai guardi. problemi? Come guardo e le cose? No, guardate, uno non <ride> può guardare neanche le cose come vuoi. 80 euro per daffy. Boh, non lo so. Cioè, se ti piace l'ambientazione. Del Giappone feudale e anche comunque una cosa storicamente accurata, vai su Ghost of Tsushima. Se invece hai voglia di un FPS, vai su Death che non ho sentito parlare bene. Comunque, se vuoi provare qualcosa di nuovo, ti consiglio Sifu. Kina, tu cosa vuoi fare esattamente tra questi? Di cosa hai più voglia? Eh, secondo me li vorrebbe tutti. Sì, Si, <ride> ovvio, <ride> quello chiunque. Eh, si, sì, comunque non, non mi ricordavo fosse uscito. No, manco io. Da poco. Io ho una paura, raga adesso. Eh, infatti. Uno da platinare per. Te, allora no, non, ti, non ti posso io Ti dico: Kina, come platino, a parte il trofeo di rigiocare la difficoltà maestro, è semplice, però eh, quello non è un problema per te, visto che ti sei rigiocato tre volte. Persona 5. Eh, quindi, Kina c'ha il platino semplice e vado Ci sul siamo. sicuro. Ghost open world. È letteralmente un open world. Non come Kina, che è un open world da un po' la God of War più finto. E quindi ovviamente sì. il platino è più difficile perché ci sono più collezionabili, più cose. Cioè Ci mette però, anche più tempo. Però il cano, su, su almeno, E io non sono uno che, che gioca tanto per i trofei. Su Ghost, molti trofei io li ho presi abbastanza facilmente. Senza fare cose particolari. Non l'ho platinato, ovviamente, eh. però, però molti trofei su quanti? Eh, non me lo ricordo. No, non di mi di troppo. Molti trofei su 10, ti dico, Ok, ci sta. Se mi dici molti trofei su 80, parliamone. Ti dico, Kina. Vado sul sicuro perché i trofei non li sono visti per bene. E ci metti poco a platinare. Te. Ed è anche un bel gioco. Però, boh, Cioè, dipendete cosa vuoi giocare. Sto vedendo, Sifu. Io sto scappando fortissimo, raga. Bravo. Sto scappando proprio forte, forte, forte. Qui dovrebbe essere qua da se parti Il cubo, è quello là, il cubo, è quello giallo? Scusate. Sì, è quello. Credo. Sì, è quello, è quello, è quello. Abbiamo trovato è il cubo, ehm. raga. Il problema è tutto il resto. No, ho sbagliato munizioni. No, no, no. No, ma no, no, no. Non mi prenderete. Non mi prenderete. Ma squarta, ma si sì, fu asce il 22 febbraio 2022, eh? Cosa stai dicendo? L'ho preso! Ragazzi, abbiamo preso il carico. Grande Samu. Si sì, fu asce il 22 febbraio 2022 squadra. La moto, la moto, la moto, la moto, la moto. Eh sì, corri, eh? Corri, corri. release date 22 febbraio 2022. Infatti, anche se cerchi su, Ghi su Google, si sì, fu recensioni. Non ci sono recensioni né da siti di solito hanno eh. anche giochi in anteprima come multiplayer.it, VR, okay. Tom's hardware, Spazio Games infatti mi pareva strano che noi non lo sapevamo perché mi segna che è uscito ha affilato beh guarda il lato positivo hai un'opzione in meno quindi adesso la tua scelta è tra Ghost e, e Deathloop, e Deathloop. Noi, eh, noi ti possiamo dire solamente che che come si chiama che Ghost è bello sì, perché, però, però, da giocato, lo lo però da flop non l'abbiamo provato però da flop non l'abbiamo provato non ci possiamo esprimere su da flop chi l'ha giocato ne ha parlato abbastanza bene si sì, ha le sue cri criticità però nel complesso è uh, un buon gioco eh quello che ha più trofei non ti saprei dire Ci guarda un attimo magari uh, consegna carico smarrito vai vediamo un po' Uh, sì, Allora, aspetta un attimo eh. Allora, Ghost of Tsushima ha 52 trofei Ovviamente su Play 5 Mentre Deathloop, secondo me essendo, non, essendo che non è un open world Ne avrà di meno Ragazzi, occhio perché ora ci dà, ci dà la sorpresa eh. L'easter egg dovremmo aver sbloccato L'easter egg di Half-Life Sì, qua skipiamo le varie robe E Invece ho ciccato. Cosa? Non dicevo, Dafruppo sicuramente avrà meno trofei perché non ha un open world proprio come il grosso. Invece ne ha 55. Ne ha 3 in più. A raga, raga, più raga, 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 Gli occhiali di Gordon. Eccoli. Buongiorno, Mister Freeman. Anzi, no, <ride> si svegli, Mister Freeman. Si svegli. Con il suo doppiaggio ma, molto ma se non sbaglio. E non so se l'abbiamo già sbloccato. Infatti ci è arrivata un'email ora la leggiamo. Eh, perché loco. si sbloccavano anche delle skin legate ad Alflife? Sì, 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 ma infatti questa è una delle, delle missioni. Tu adesso hai, hai sbloccato. Io carico. Non c'hai un'altra missione. Ne Sei hai un Se di i pignoli, sono 3, 4, 5, 6 missioni in totale. di questa è la seconda che stai facendo. Ok, uh, vuoi leggere tu o leggo io? Visto che ti piaceva leggere, prima oh, Va bene, aspetta. Aspetta, che scusa, cioè, dice, bisogna vedere i trofei online. No, sono tutte e due, due single player. E comunque, Ghost of Tsushima, la modalità multiplayer, credo che i trofei siano separati sì, da quello. Sì, sono da separati dal... Non c'entrano nulla, sono separati da quello... Per il che platino. È platino. Ecco, esatto. Per il Platino sono separati quelli... Online. Grazie, Sam! Sei davvero grande come dicono. Sapevo che potevo fidarmi di te e ora sono più vicino al raggiungimento del mio obiettivo. Ma ho ancora un po' di strada da fare. Ho fatto solo un passo avanti nel mio viaggio. Tuo. Vabbè, te lo sto facendo io, però. Eh. Allora, ho ancora <ride> bisogno del tuo aiuto, Mister Grande Messo. Dimmi un po': Ti sono piaciuti quegli occhiali speciali che ti ho dato? Occhiali Gordon, così li chiamo. Indossati da uno dei, degli eminenti geni scientifici del mio mondo. Credo che ti aiuteranno a far risaltare, a fa, a far risaltare la tua aria da Ok. Però non abbiamo ancora di mail per fare l'altro easter egg. Aspetta un attimo, ne hai due? Ma ma... no, 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 questa è un'altra roba. Ah, ok, questo perché dobbiamo semplicemente... Okay. semplicemente andare nella stanza privata. Però possiamo farci, intanto, questo qua di Cyberpunk. Fatelo di cyberpunk, io poi se vuoi ti dico come sbloccare la seconda missione di Half-Life Vediamo poi come siamo messi coi tempi, quanto dura sta missione qua Avrei un favore da chiederti, se ti avanzassi del tempo... Ah, scusami, ti ho rubato il ruolo, vai, leggi tu Scusa, non volevo Allora rispondo a squarta, bene signori, si va di Deathloop, così Però, cioè, sei sicuro? Non perché... Cioè, sei sicuro della tua scelta basandoti solo e esclusivamente sui trofei? Cioè, non è meglio che vedi tutti e due eh. i giochi se ti possono divertire e tutto, perché comunque farti 50 ore per platinare un gioco, ma anche fossero 30 con un gioco che magari ti fa cagare, è pesante rispetto a fartene magari anche un po' di più con un gioco che invece ti, ti diverte. Quindi, boh, non lo so, poi vedi te. Eh, Io sono fare uh, È un, un gioco, secondo me, molto sottovalutato. Ghost. Sono due giochi che bellissimo. vedevo ugualmente. Ah, ok, allora a posto. Allora, a posto. Mm -mm. Ciao per Sam! Piazzo, come ti le meno da Scusa, vai. Ciao Sam, come ti vanno le cose? Avrei un favore a chiederti se ti avanzasse il tempo. Uno dei colleghi con cui collaboriamo ha notato qualcosa di strano al lago karategico vicino a South Not City. Sostiene di aver trovato un chip di qualche tipo. Hai presente quelli per archiviazione dei dati. Aveva anche un'incisione a forma di V. Non so tu, ma noi non avevamo mai sentito parlare di una cosa del genere finora. Corriere ha provato a portarlo qui per farlo analizzare, ma i munghi l'hanno attaccato. È riuscito a scappare, però l'hanno conciato male e nello scontro ha perso il chip. Non sarà in grado di lavorare per un bel pezzo, quindi non possiamo chiedergli di andare a recuperarlo. Ed è qui che entri in gioco tu, Sam. Non è una faccenda urgente, ma se potessi occupartene, te ne sarei riconoscente. Raggiungi il centro logistico a sud di Lake Knot City per accettare l'ordine e rendere ufficiale la cosa. Come sempre, grazie mille. Ok, quindi ora ci trasportiamo a Lake Not City. Ok, vabbè, squadra. allora se sono due giochi che vuole più qualmente, va benissimo. No, era privato perché pensavo fosse solo prettamente per i trofei la cosa. Quindi, no, dai, ci sta, ci no, sta. Ho sbagliato il tasto. Vediamo se. Ah, vediamo se questa è questa la missione. Fa Tom... un. Saltiamo i mini filmati Mamma mia, sono quanti ne sai. Sto cercando la, la cosa. Una missione per vedere se a ne sono almeno. Aspetta, altre, aspetta, aspetta, aspetta. <ssifo> Ok, credo che. Credo che ci abbia sbloccato anche la missione per gli sterag di Half-Life. Eh. Sì, eh. Credo di sì, credo di sì. Abbiamo infatti, infatti. altre due mail. Infatti... Oh, attenzione, trofeo, ma di che? Leggi 100 messaggi. Niente, trofeo così. Così, va bene, mi piacciono questi trofei molto... <ride> molto dubbi. Ah, questa è la terza missione in realtà. Non stai facendo la seconda, stai facendo la terza che ti sbloccherà un'altra cosa. Perché è quella lì che sblocchi questa qua quando vai a, a, al centro di Salt Lake, Not City. Che ci dobbiamo ancora andare, Ali. Vabbè, fatti prima quella di Cyberpunk, uh... giocherì, poi questa la facciamo dopo. Vuoi... Dobbiamo leggere? Chi legge? No, vabbè, la facciamo dopo, quando la facciamo. Ah, ok, ok, oh, va bene, va bene. E... Dobbiamo andare, abbiamo detto... Eh, Lake, No City. Ok, allora, e eh, dov'è l'Egnot? Non è qua. Non è qua. Eccolo qua. Questo non, eh, non mi ricordo se è quello proprio l'Egnot City. O se è sud o qualcun Ma altro. Ma tu devi andare per prendere Va ancora sud. la missione di Half-Life? No. Quella di, di Cyberpunk di Cyberpunk a sud, a sud, sud, quindi andiamo qui, Sud North City. No, ti confermo che ci sono degli oggetti. Principalmente quelli di Cyberpunk che eh, modificano delle cose del gameplay, come abbiamo visto, magari Herari, i muri. Queste cose qui. Ah, ok, forte. Bello. Il problema è che, a differenza di Half-Life, ho trovato un sito dove ti fa vedere come, completare tutte le come sbloccare e completare tutte le missioni di Half-Life e Death Stranding. Di Cyberpunk non ho trovato nulla al riguardo. Anzi, vai cosa, Squartone? Anzi, cosa Tsushima dice, Squarta? Come mai questo change all'ultimo? Ah, credo no. che comunque come in termini di ore duri di più ghost di Deathloop. Con credo di sì di anche gioco. perché è un open world. Di solito gli open world eh, tendono a durare un pochettino di più. Quindi sì, ci sta. Allora quindi adesso qua dovremmo in teoria trovare la missione. Spade, sventrare samurai a caso, e Open World. Beh, ci sta, ci sta, <ride> Ah, guarda, ma io sto ancora. Lo devo ancora finire perché mi ha messo a giocare altro, l'ho ripreso da poco. E comunque mi sta divertendo come gioco, anzi, molto probabilmente post live, eh, magari mentre Samus si continuerà a eh, Death Stranding. Nuovo gioco, un po' ghost. Ma tutto ciò posso vedere come ho sbagliato. Divertente. Anche co i combattimenti sono fatti bene, sono soddisfacenti. Ecco a sud di lei, not City. Ma è questo quello a sud di lei, Not City? Scusa, tu sai sì. a allora... not city. Ok, devi andare a prendere la missione. Allora, Samu e eh, in teoria deve essere qua, ma non c'è. Ma sei andato a vedere nel registro missioni? Deve essere qua? Vedi se tu vai a leggere. Oh, aspetta scusami che guardo sempre Eh... Allora, se si chiama uno dei corrieri con cui... Ah, nota quello, l'agrocriterio, ok, Sosia aveva trovato un chip. Raggiungi il centro logistico a sud di Lake Not City per accettare l'ordine e rendere ufficiale la cosa eh. Tu sei al centro logistico, vai ad accettare l'ordine. Eh, non c'è. Non vorrei che però, perché... Samuel, dove non c'è, fa vedere io, gli ordini, scusa. Aspetta, fa vedere gli aspetta, gli ordini. aspetta un attimo, aspetta un attimo. Gioca persona 5. Recupera Giorgio. Recupera. Eh, guarda, c'è un botto di cose. Sì, c'è un sì, botto di cose. Sì, tre... E pensa che da martedì cessarò di esistere per c'è New World. Stiamo. Ah, aspetta, tutto. aspetta, aspetta. Ho capito. Ho capito, ho capito. E' questo è il centro logistico di Sud North not City. Dobbiamo andare in questo. Ah, si chiama proprio Centro Logistico sì, Sud. Ah, sì, ok, ok. Sì. Pensavo fosse quello lì che si Vero, vero? Anch'io. E <ride> invece <ride> no. <ride> Ero convinto, ma proprio sicuro. No, invece si chiama proprio Centro Logistico Sud, <ride> giustamente. Eh, <ride> vabbè. Dai. Andiamo. All Avventura. Cioè, eh però, ascolta, devo quasi quasi di cosa. non lo so perché poi voglio farvi vedere anche il tracciato. Cosa? Il tracciato, quello che hanno messo, Ma quello lì, secondo me, anche tipo gli ultimi Le... no, sì, 10-15 sì. minuti di live ce la fai. Oddio, ogni volta fragile! Fragile! Fragile? che strano sentire in italiano voglio quella giacca comunque Sì. figa e voglio anche quell'ombrello chissà se ora cerco su google ombrello fragile uh, aspetta io vorrei un sacco qualcosa a tema del straining eh? non è così facile da trovare e l'altra volta guardavo ci sono delle action figure che costano tipo 4.000 euro. E, e ok, che lo vorrei qualcosina, ma. Ma 4.000 euro mi sembrano leggermente troppi. Cavolo, ogni volta Reddit sperava di essere. Oh, aspetta. Allora, no, quello, quello c'è tra l'altro. Lo trovi anche il, sì, uh, lo la cosa, però c'è un piccolo problema. <ride> Se inviti qualcuno, non lo so, come lo spieghi? E ti chiede, ma, ma perché hai un feto in esposizione? Cioè, è un po' particolare. Vabbè, Vabbè diciamo che persa... ha eccolo qua. Comunque robot, ho trovato una sottospecie di ombrello di fragile, ma non è un ombrello di fragile, è praticamente un ombrello che ha una forma un po' particolare, che va lì, assomiglia, assomiglia molto a quella di fragile, ma non è strano come quello, è più un ombrello normale con quella forma lì: okay. costa 20 dollari. L'hai recensito bene su Amazon E lo puoi usare da mettere Sul carretto dove tieni le mazze da golf Quando giochi a golf E lo puoi mettere in spiaggia no. come un brolione <ride> E lo puoi anche mettere sui passeggini No, non è un passeggino, è una mazza da golf quella, come Allora io prima mi l'ho portato poca roba E mi no, è successo vada. il casino State a vedere che ora mi riempio di, di, di robe Tanto è vicino il tragitto Mi riempio ah, comunque yeah. di robe e non succederà nulla Però Ma no, no. aspetta Perché nei rischi i rischi non c'è, sono le CA, quindi non mi porto troppa roba, dai. Ah, beh, squarta sono aumentati o sbaglio? Ah, ragazzi, questo qua è fucile Maser. Poi magari dopo... Ecco, un'altra cosa che vi voglio far vedere è il poligono, che è una cosa nuova che hanno aggiunto da Strenning. Eh... Che è un poligono. Che è un poligono, sì. <ride> che è un poligono, mm -hmm. però non c'era prima. Poi provare le armi e poi vi faccio vedere magari meglio anche l'arma nuova che hanno messo, che è il fucile Maser. Che nozione, Samu, se tu portassi... I cappellini ci sono. I, i cappelli della, della bridge Potrei iniziare a portare. Non è mai troppo tardi per iniziare a portare un cappellino. Ah. <ride> Ma io volevo la maglietta che quando uscì il gioco ai mali. Sì. Youtuber, bar streamer ricchi che, che collaborano. Gliel'avevano mandata la maglietta di Death Stranding. Non c'è più religione in questo mondo. Non so se però la trovi in vendita. Se era una roba esclusiva. Sto cercando cose da eh... strappare. Intanto, se sì, rispettate il mese scorso, due in più. Ah, beh, dai, sono contento che eh, gli affari stiano andando bene. Oddio, questo però. È il suo perché? Senso, eh. Io che indosso beh. le collane. Ah, okay, grazie, Squarta. Io che indosso le collane. La collana, quella uso... la sua? Sì, la voglio anch'io. Quanto quella, costa? Quella mi piace, eh, 35 dollari. La voglio anch'io. Subito. Almeno così cambio il rispetto. Perché io c'ho la collana che c'è anche tu, quella lì con l'anello di Sir Francis e sì, David. No, Rapper. a me in realtà mi non si è rotta. Mi, cioè, mi si era rovinata. Non mi si era proprio rotta. Mi si era rovinata e non l'ho più riparata. Mi si è spezzata la corda, ma per via al problema ho comprato un pack con una corda uguale identica a quella lì originale, da un tipo 10 metri, quindi ogni volta che magari si, si rompe, perché non, non è tipo di metallo, è una, una corda, un corticiale e tutto, la rifaccio. Ed è bello perché c'è scritto: come, come nel gioco e come era il motto di Sir Francis Drake, Sick Park Bis Magna dalle umili origini alle grandi imprese, Mamma mia, è un motto bellissimo, ne sai? Mentre questa qua di Death Stranding è un insieme di sei medagliette tutte attac cioè attaccate alla stessa corda, diciamo, della collana e ognuna di esse rapporta eh, rapporta, buonanotte, e porta delle equazioni equazioni okay. che se non sbaglio ora non riesco a leggere bene allora qua abbiamo l'equazione gravitazionale universale sì. eh, dovrebbe essere questa, vediamo un pochettino se è giusta Tanto io scopro cosa, okay, intanto... finito le robe. Eh, direi che possiamo partire. Ma apriamocelo! Lo scopo! No, perché io dico: No, non è quello, del, quello del gravitazionale eh, uffa, è il raggio di, di Schwazwild. Di non so pronunciare il suo nome. Scusate, è praticamente una cosa legata al raggio eh, dei buchi neri. Cioè, no, no, non entro nei dettagli che ti annoierai eh, poi abbiamo un, un vettore. Un vettore colonna chiamato Psi. Abbiamo un'equazione che non so a, a cosa appartiene. Cosa Un'altra che, no, si sì, è eh, oh, strade finalmente, ragazzi. Però Scusa, non so se lì che dobbiamo andare. Devi su Google. E infatti, no, dobbiamo andare ad ammazzarci qui nelle rocce. No. Ora voglio. Death Stranding Maccase Famosa. Perché non trovo? Aiuto. Non trovo l'indicatore oh, corso. No, lo trovate. Allora, contiene l'equazione del raggio di Swartfield, quella uh, L'equazione uh, del, dello stato dell'entanglement quantistico. Uh, poi la reazione di fusione. L'equazione di Dirac, eh, il campo di Dix, e l'equazione dei campi di Einstein, okay. che descrive che è nota per la costante gravitazionale di Einstein. Diciamo che ci sono sei equazioni molto importanti nella fisica odierna, sia per quanto riguarda relativistica che quantistica. Figo bello, mi piacciono, le voglio. Sì. Io le voglio, non assolutamente per quello che ho detto a te, però sì, le voglio anch'io. Ora. Allora questa, questa devo chissà se c'è in Amazon Italia devo trovare su so chip belli chip son. Eccolo là sotto Eccolo là sotto l'abbiamo trovato Poi ci abbiamo già il chiodo Ma grazie a quest'uomo gli mettiamo anche i like Che ci ha messo la corda qui Questo è per te La sua Amazon Italia ce n'è una Che non No Ok perché, aspetta, però c'hanno un'altra... No, basta. Ok. Eccolo no, qua, la Non mi piace quella di Amazon Italia, perché... Non è fatta bene. Uh, Praticamente, è... le scritte sono incise e sono nere. Quelle, in, quelle italiane invece sono bianche. Mm. Cioè, no... No, no, prendo Sam, lo prendo da quello americano. Cosa? Cosa? 51 dollari in totale per il shipping, per l'importo. Beh, dai, tutto sommato non è così fondamentale da quella. <ride> dai, ma era oh, figa. Carico di vino di vecchia annata. Vai, piglia, piglia. Eh, no, non, non ci serve adesso. Portalo, serve sempre del vino, Sam. Va bene, in effetti consegniamo, lo consegniamo come carico smarrito, dai. Uh, Dov'è? Ho perso il vino. Vino! Vino! Eccolo State qua! Fatemi il vino! No, ho sbagliato, devo fare switch account. Ok. Io ho dei problemi. Ok. Oh! Sto litigando con Amazon, eh! Posso... Posso fare le mie cose? Grazie. Non so se questo è un modo di... di fare. Scusami. Oh! Un altro s egg! Questo... Magari più conosciuto. Niente, ogni tanto spunta Aloy. Oh! Che ci Aloy. saluta. Ciao! Ciao, come stai? L'altra volta a caso... E no, perché di solito sono sì. sempre associati comunque alle strutture, no? L'altra volta sì. a caso, in mezzo alla strada mi è spuntato il... Uh, come si chiamano? Sai quelle le macchine, quelle quelle altissime di, di Horizon? I colli lunghi. Ah sì. Quelli sì, bianchi. Okay. A caso, in mezzo alla strada c'è questa coso gigante. Pensate. Ciao. Salve Mi hai? Entro impennando? Oh ciao Oh il bb è felice Effetto consiglio Allora intanto carico smarrito Che poi c'è una cosa Tenga, che non mi è chiara Samu Questa cosa delle equazioni se ti ricordi eh. No, aspetta, ho sbagliato. Ok. Dai, dica. Questa cosa delle equazioni, quando uscirono i primi trailer, si fecero molti specula speculazioni. Perché sono equazioni legate alla relatività e alla meccanica quantistica. E si poteva pensare a cose con i buchi neri, viaggi nel tempo, cose del genere. Adesso che... Eh, ti pongo una domanda a cui magari mi risponderai, mi risponderai post live perché non voglio fare spoiler. Mm -hmm. Come si legano queste equazioni al gioco? Ah, non lo so. Non c'è un nesso in realtà nel gioco con le equazioni. Almeno però per quanto riguarda la storia principale. Eh, però Kojima non lascia mai nulla al caso quindi boh, non lo so. Forse magari l'ha fatto apposta. Vera. Distacarci, non lo so, cosa ti dà Cosa okay, ti dà Cos vediamo se subito? ci dà qualcosa. Vediamo. Segna effettuata, va Una bene. Lettera di un corriere 1 e 2. Ok, ora puoi eh, scegliere se mostrare sempre l'indicatore dell'obiettivo. Ho oh, potenziato la vabbè. bussola. Ok. Ok, poi. Basta, credo che anche qua siano più missioni. Credo che sì. Sì, sì, sì. sì. Perché ti, ci sono molte altre cose. A, a differenza di Half-Life, qua, oltre a darti anche cose estetiche, ti dà dei gadget molto utili. Spero che ti possa essere utile. Cos'è? Oh! oh, il coso per Questo parla di estetica. Sì, il coso alla, alla Cyberpunk. Sì. Diciamo. Disegno facciale di B. Ok, come si applica? Beh, come, come lo metto? Questa è una bella domanda, accedi eh... al terminale delle consegne Ah, ti ha mandato poi un'altra email. Si, sì. abbiamo già l'altra missione. No, no, questa è un'altra. Ok, non c'entra con, o la stanza privata, oppure non lo so, Ti è tipo un gadget. Ma uh, le, le robe di, di estetica si personalizzano dalla stanza privata Però Proviamo, che la faccia non ho mai, vai, prova, prova Proviamo. Che bella la moto mm. E' pubblicità la Monster? <ride> no, non c'è Prima, ragazzi, credo sia finita <ride> la partnership tra The Stranding e la eh, Monster Eh, mi, mi sa di sì Ok, vediamo un po' come si mette sta cosa. Eh, attrezzatura. Sarà dall'attrezzatura? Anche se ne dubito, però boh, prova. Vediamo. No, questo è solo per i colori. Eh no, però vedi, ci sono anche cose per la faccia. Quindi ci dovrebbe sì. essere anche quello. Ah, c'è quello. Mmm. Perché probabilmente a quello non li possiamo cambiare il colore? O magari in email ce lo dice come metterlo? Come Vediamo Vediamo un po'. Mail. Un po' lunghina, questa. Aspetta, eh, eh, eh. aspetta. Vabbè, vabbè, dai, leggo perché qua di Instagram. Leggi tutta? Sì. Io non so proprio chi so Ma scusa un attimo. Ma non te l'ha mandata il tipo? No. Il tuo partner Jay. che non si sa okay. chi è. Io non so proprio chi sono, tu invece tu, tu invece. Io so chi sei tu. Tu sei Sam. Sam non sono io. Sam? Uomo giusto. <ride> sei tu. Ermano che è il chip. Questo Oddio. Alla, forse ho capito io. Questo lo so. E so anche cos'è un ponte. Sam Porter Bridge. È stata la bridge a usare i dati del chip per attivare i miei sistemi, per svegliarmi, per farmi alzare oh, il ponte. Oh, forse ho capito anch'io. Eh, mi sa che hai capito anche te. Questo non è il mio mondo, Sam. Com'è il mio mondo? Come sono io? Questo non sono io. Se uguale allora, dovrebbe tornare sai come ci si sente? io mi sento come se qualcuno mi fosse infilato dentro facendomi un buco in testa e prendendo ammazzate tutti i miei byte mia memoria è vuota, spezzata non lo so, non ricordo, non riesco non posso, nessun ricordo ma stare qui a lagnarmi non mi farà sentire meglio il mio nome è sostanza, diciamo che mi chiamo Jay è la lettera che continua a venirmi in mente non fa saltare fuori dai miei archivi di memoria Jay, 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 vuoi dire qualcosa, no? come la V presente sul chip un legame con la mia casa sì, T, sì, ho capito chi è casa, però In non facciamo spoiler, raga. Vuoi trovare vorrei... il, mio, il mio vero me stesso. Se mi servono altri dati, mi servono altri chip. E se ci penso, penso che tu sia l'unico qua intorno su cui possa contare per farmi dare una mano. Aiutami anche i ti aiuterò. Qualcosa per te voglio accrappiare con un disegno e faccia ID. Sembra proprio proprio Valentino con il signore, giusto? Sembra Portino. Ma se, se Portino. portino. cosa non basta, proverò con un'altra zuccherina. <ride> Analizzando il chip che hai trovato visto che conteneva dati sulla tecnologia dei cyberware e l'ho utilizzato per preparare un potenziamento del software della tua bussola beh il merito non è tutto mio, sono stati i tuoi sistemi a fare il grosso come se sapessero, sapevano come sfruttare meglio i dati che ne so io, non ho idea di come funzioni questa roba forse devo solo andare così in ogni modo ora non devi preoccuparti riuscirai sempre a vedere la tua destinazione durante le consegne Proprio così, ora puoi impostare in modo credo, che sia sempre attivo. Sì. Va bene. Questa è un po' Portami altri chip e fallo per me e anche per te. Sam, non so, non si può mai sapere quali altre sorprese se non possono recuperare. È giusto? Comunque, non ci spiega come mettere la, la roba. Non si fa interessante perché spunta praticamente un nuovo personaggio. Vabbè comunque si può dire chi è, non è spoiler, cioè è stato hypato un sacco nei trailer Sì, sì, no però sai il collegamento con il chip Ah beh no, sì, sì Ma uh, ah, c'è un'altra missione Sì Vabbè, Ok capire come mettere la, le cose? O semplicemente così Che però aspetta da qua, dalla stanza non credo si possa fare No, infatti no. Uh, si può fare quando siamo fuori. E... Che volevo dire? No, c'era una roba che volevo farvi vedere, non mi ricordo più che cos'è, però... Ah, il poligono. Andiamo a vedere il poligono, raga. Mhm. Mm Ok Ecco di qua Aspettate un attimo Ti spondo un messaggio Ah vedi qua abbiamo gli occhiali Gordon Eccolo qua da qui da qui si fa Indossa disegno facciale Ok abbiamo adesso il Vorrei zoomare ma non Quindi dov'è che hai fatto? Da, aprendo la ruota qua con freccia su, ah, ok. Ok, e ci mettiamo anche gli occhiali di Gordon. Così, Mamma mia, qui c'hai sia il disegno di di V. Che io te c'è un uomo incredibile! <ride> che sei un mix tra Half-Life cosa vuoi fare? Missione di server o di Half-Life? Eh, non lo so, <ride> ma stavo dicendo, stavo pensando, ragazzi, visto che è mercoledì non iniziamo già una serie perché poi da mercoledì prossimo inizieremo la carriera su FIFA 22 se vi fa sì. piacere ci continuiamo ancora un po' queste missioni easter egg a... al fly perché tanto non, non le faremo mai tutte <ride> entro mezz'ora di live che ci rimane Vabbè, eh, se volete possiamo continuare mercoledì ci sta vediamo poi cosa dicono Vabbè, qua Mm. Aia. ma che belli che siamo adesso siamo sexy questo è il poligono no, aspetta mi sono perso aiuto ok mi sono perso nei, nei mercati tranquillo sei a casa tua seduto non ti preoccupare qui c'è tutte le armi qua abbiamo tutte le armi da poter provare prendiamo questo questo un uh, lanciagranata anche carino Ok Il eh, lanciagranata so perché ha eh. Però ve volevo far vedere perché... per prima La nuova arma Che è questa qua Ok Non ha una grande Una grande gittata Cos'è? Spara... Spara fulmini Spara Spara fulmini praticamente Spara sì. saette eh, Ragazzi tra l'altro Una cosa bella Di Death Stranding Della Deletro Scat Su PS5 è che le armi restituiscono un bel feedback al, al controller. Cioè, a seconda dell'arma che usi, il grilletto cambia. Quindi, sì. è bello, ci sta. E voi mi direte: beh, grazie al cavolo. È per PS5. Se non lo facevano. A che cosa serviva l'aggiornamento? Però. Ah, per ragazzi, un verso la fine della live quando stiamo di giocare darò i risultati del pronostico per adesso visto che non è non ha ancora perso pacchi sta vincendo in meno di 5 ma non Vabbè, penso niente, che, che per la più di qua. 5 volte pacchi eh. e, e possiamo possiamo sì. anche farci delle, eh, degli addestramenti specifici perché se vai qua, vedi anche qua un po' come le gare, va a, se a difficoltà, distruggi okay. tutti i bersagli. Qua abbiamo invece l'esercizio con i muli. Eh, qua con le CIA. vedi ci offre un po' di, di robe. E, e abbiamo delle armi predefinite che possiamo usare, eh, cioè addestramenti specifici per quell'arma lì. No, o quelle armi lì. Ok, ok. E tra l'altro ci sono quelle classificate Cioè che poi i nostri punteggi vengono confrontati Con quelle degli altri giocatori online Sì Beh e... ci sta te... Ci sta come robino Punto al volo il poligono Ora ci andiamo a fare una missioncina dai Sì beh è un poligono È un no, poligono sì No è carina la cosa dell'addestramento Quello più specifico diciamo per le armi No quello ci sta Quello, quello è carino e allora vediamo un po' se fare quella di Cyberpunk o quella di half life e Fammi vedere un attimo prima le mail perché non mi ricordo i posti delle due e... allora, Questo era il ringraziamento allora. giusto? No Sì Questo era solamente che ci diceva la cosa E qua invece quando siete pronti a trovare l'ordine per questo lavoretto a Lake No City Quindi per quello di, di Cyberpunk dobbiamo allora. andare a Lake Knot City Mentre questa... sì. mentre vai, vai, vai. mentre, per questa ce ne abbiamo due ma credo non so qual è prima quella quella dopo Dunque, anche questa qua ce l'abbiamo a Lake North city. Ok, aspetta un attimo tutte e due al centro logistico a sud di Lake North City. Aspetta, questa è un'altra ancora Comunque, eh, ti oh, confermo scusami. che anche quelli di Half-Life danno degli oggetti che cambiano un po' il gameplay. Ok, ok. Allora poi me le farò, dai. Scegli te, quale? Uh, oh. Leggiamo un po' questa. Leggo? Vai. <coughs> Ciao Sam, uomo giusto. Sono Jay, ricordi bene? Individui i bit di memoria? Devo dirti una cosa sui tuoi sistemi di consegna, sono piuttosto sofisticati. Mi ci sono voluti solo un paio di minuti dopo averli violati per localizzare il mio secondo chip. Lo riconoscerai al volo, vedrai la V, la vecchia amica V, come l'altra volta. Casa. Il problema è che ci sono arrivati i primi muli. Lo tengo al sicuro in un box postale. Ma tu, io ti conosco, Sam, uomo giusto. Scommetto che uno come te adora le sfide. Ho ragione, eh? Accetta l'ordine. Mettiti le ali ai piedi e io aggiornerò la tua mappa, così avrai informazioni più recenti. Al resto, per... però, devi pensarci tu. Trovare i chip è tutt'altro un'altra cosa. Ci vuole una persona in carne e ossa per recuperarli. Io non penso, non sono io. Al momento non credo di soddisfare tale requisito. Quindi ti sentirai pronto. Troverai... Quando ti sentirai pronto, troverai l'ordine per questo lavoretto. All'eco. City. Io direi di fare questa così vediamo, facciamo vedere anche un po' di combattimenti Sì, eh, dai ci sto, ci sto. Dai coi muri Ci sto E... Lake Not City Noi dove siamo adesso? Sì, la cosa figa, figa di Half-Life una, una che ho intravisto leggendo dico che, sbaglio, ah, che dobbiamo, andare, dobbiamo andare I classici, i, i classici guanti di Half-Life Quelli anti-gravità Sì Puoi sbloccare anche qua, che ti permettono di raccogliere, che ne so, le casse da lontano. Bello. Mm -mm. Ah, guarda, ci sono un bel po' di cosine, Vai, carino. Che non è soltanto. Non è soltanto estetica. Tom, tom. Salto fragile. Mamma mia. No. Allora, okay. stavolta di skippare. Vabbè, altra cosa, ma questa la più ovvia, credo, che è cambiata rispetto alla versione PS4. I caricamenti decisamente più veloci. Ah, beh, sì, ma si vede. Si vede tanto e ci sta. E poi la qualità che, ragazzi, ovviamente non potete apprezzare la qualità adesso, perché siamo su Twitch. L e io tra l'altro sono da remote play quindi al massimo lo, pote lo potete vedere in 1080 Però vi garantisco che sulla tv 4k fa la sua bella figura <ride> E usciamo Facciamo anche questa missione Che bello però è così in faccia mm. Cyberpunk Allora, ordini per Allora, Ok, non c'è ah, pericolo okay, di CA. Sono, sono quelli vicini alla base, ok? Sì, sì, Qual, sì. Quali muli sono? Sono dei muli cattivi, brutti e cattivi. Maledetti muli. Beh, direi di prenderci un po' di armi, anche se qualcuno l'abbiamo già. Credo. No? No, non l'abbiamo, bene. La prendi? E allora, tutta roba non letale perché ragazzi, come vi dicevo anche prima... Fucilerenza, fucilerenza, A no, me mi piace il fucile fucilerenza. Sei un uomo orribile. Anche tu. E... Ma scusa. Lancia granate. Ma mancano delle armi. Ma mancano... Magari le hai lasciate nell'altro No, 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 proprio mancano qua le cose da costruire, delle armi. Ah, Vabbè che tanto uh. ora poi guardo anche nell'armadietto privato. Granata stordente, ce la prendiamo, ce ne prendiamo tre. E per ora basta perché le sono tutte robe letali, quindi... Ah no, il fucile Maser, quello nuovo. Cosa fa il fucile Maser? Ah, quello che hai fatto vedere quello prima che, che spara il Esatto. Bello, bello. Però non c'è scritto che non è letale. No, non è letale però. Ah ok. Sì, sì, Sei sì. sicuro di questo? Moto, non ho voglia di costruirne uno, no? anche perché ce l'abbiamo. Sì, sì, sono sicuro, l'ho già, già provato oggi e non ho ucciso nessuno. Tu credi di non aver ucciso nessuno? Ah, Mamma certo che è scomodo portarsi le armi così, eh. No. <ride> Io lo faccio tutto. Immagino in un futuro non molto lontano Bartolini che gira così, con, <ride> con le armi dietro, tra un pacco e gli Beh ci sta che bene. Allora fammi però prendere un po' di robe che dovrei avere qua nell'armadietto privato. Invece no, non ho una mazza. Bene, però... che bello. E allora niente, dobbiamo continuare a costruire un po' di roba. Perché abbiamo troppe poche armi. Ma come mai? Non capisco perché sono così pochi. Forse ho capito perché. Potrei aver capito. Non vorrei che in base ai materiali che abbiamo ci dà le robe che possiamo costruire. E magari ah, ho finito un po' i materiali. Può essere, sì. Ci facciamo un altro ci di sto. questi. Mi si è buggato Steam. Che bello. No, ok, si è buggato. E Cosa avevo detto? Ah, queste le sacche di sangue ce ne servono. E così, se ci sparano, recuperiamo vita. E... Ok. Ok. Devo premere. Non in morire. Domani, domani faccio il pre di New World. Così c'ho anche contenuti bonus del pre-order. Mamma mia. Ma. La moto, ma porca miseria Ragazzi. Siccome dicevano non voglia di sprecare materiali per costruirla sì. noi ci freghiamo quella di un altro giocatore Bravo, hai un modo giusto Fa vedere che modo hai preso eh, Questa è normale Beh, ok, io non so perché è quella classica eh. Grazie Christian per averci gentilmente regalato la moto <ride> Quanto son belli è morta col turbo. Allora, eh, aspetta, dov'è che dobbiamo andare? Allora. Qui. Per sicurezza mi metto sempre... Ah, aspetta, ecco adesso... Si fa... Lo vediamo sempre? Sì. Figo. Bello, utile. Sì. Chissà come funziona Questo se metti sa. più step da fare, tipo un percorso. Eh, poi magari dopo lo vediamo. Oh, finalmente qualcuno ha messo like alle mie cose. Oh, mizze, quanti like? Samu, sei famoso. Huh. Questa strada, ragazzi, questa strada qua l'ho fatta io. Mamma mia. Eh? Bravo Samu che costruisce le cose per un mondo migliore. Certo. Mamma mia, che strada però. Io devo sparare il coso per non farmi individuare. Sì, però solo ogni quando volta loro loro, sbaglio mi il tempismo. No, ma credo che hai fatto giusto, eh, perché non ti hanno sgamato. Beh, io nel dubbio continuo a spammarlo. Tanto male non fa. No. Però per fare stealth magari è meglio non presentarsi con la moto. Ora scendi gli picchi. Hanno aggiunto anche le nuove cose per il combattimento corpo a corpo, mi sembra. Quindi se vuoi picchiare qualcuno. E eh, niente, però non ho capito in realtà se l'ho sbloccato oppure no. Hanno messo tipo così, così di Metal Gear. Ma guarda, eh, diciamo che le missioni nuove, un po' di quelle sensazioni alla Metal Gear, te le lascia perché comunque devi fare tutto molto stealth. Sì, eh. Cosa che ovviamente non ah, ho beh. fatto io, però in teoria la giocata andrebbe fare. Ma sono onesto, ci sta, ci sta, tutum, tutum. vai Samu. Lascia, tira fuori in mitra e uccidili tutti, no no raga, facciamo finché non ci vedono, sapete come fanno a non vederti? C'hai cioè, tipo 8000 pacchi sulla schiena, ma, ma sono no, anche guarda, questi. Guarda, questi qua sono pochissimi. Vabbè, ho capito, però beh, vedo uno così, eh, cioè nel senso. Cioè, es escono da da, da erba. Shhh erba. Shhh. Ok, non ce l'ho ancora visto, eh. Mi hai detto. Mi hai detto. Ehm Prendi e scappa. Sì, 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 però c'è Chip con incisione a via, cola. Vedi se ti puoi prendere dall'altro, sai. Componenti. Finché... Uh, beh, una bomba Stondente che fai? Non te la prendi. E che fai? Te ne privi? Certo che no. E... E basta. Però disponiamo automaticamente, così le robe sono più in ordine. E... Non so se vuoi provare a picchiarne uno o scappare. È uno è difficile, perché ora ne ho tanti, quindi se mai li posso sparare, ma... Aiuto aiuto mi lanciano le cose mi lanciano le cose Mi lanciano le cose Aspetta Comunque ragazzi si può pisciare Dovrei pisciarli addosso ma No ci stanno per prendere Aiuto aiuto Brutto Spaga Samu Magari eh. mia ragazzi, Samu Devo ricaricare sono troppi, no, no, sono troppi, sono troppi, sono troppi, sono troppi. Lasciati dire che hai una mira che è magica. Ma lasciati dire però anche che lo shooting fa un po' caccare il streaming, non è lo. Questo è anche vero, questo anche è anche vero. Ma perché il punto principale Ok, però, principale è... <ride> però Ma no, non ci fai. Ragazzi, mi è caduto eh. il primo. Mi è, è caduto un, uh, un pacco. Uno. E siamo una volta. Ma eh? oh, no, perché cade? Siamo due volte. No, 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 raga, non capisco perché cade. È perché ti hanno sparato lì e sul, 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 proprio sul pacco cioè Ah, ho capito, ho capito, ho capito È per quello? Cioè, no, però ho capito il perché Come mai? Non so dov'è la moto, la moto No, l'ho lasciata indietro, mi sa Questo lo picchiamo? È là la moto, c'è la su sulla destra Siamo a Quell tre volte No, 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 non è mio, non è mio Era suo, era suo Ah, ok, allora due Ma via, Samu Attenzione, esatto. Rogu comunque mi è spaventato a morte, Lasciatelo dire. Con, con chi scappa c'è cioè il Nemesis. Uh, vai, fatti la rampa. Sì, sì, facciamo. anche Ce ne andiamo pure in acrobazie. Hai no, preso ha a pego, ecco. Eh, come... Ok, l'ha fatto un po' male. Corri, Samu. Come mai cadevano i pacchi? Perché mi lanciavano delle robe. Eh, ah. Che per terra rendevano il, uh, il terreno scivoloso. E quindi scivolava è qua che la dobbiamo riportare la cosa Mi viene il ah non lo so io spero di sì vabbè aspetta leggiamo email capito <ride> eh prima sì 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 sì, sì. ok Tom. make not city Ok un pochino più là Ciao C'è anche Chi non mi ricordo come si fa a mettere anche... i gli... cosi Gli adesivi Cioè no, Vabbè no. Sì, gli adesivi sì, Vabbè sì, buonanotte sì. Questi 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 I cosi Non i dupi Vai consegna il pacco Sam vabbè ma metti la mia l'arma Non c'è bisogno vabbè okay. eh non si sa mai nella vita è eh. comunque un mondo ostile eh, eccolo ma oh si sì, restituisce anche carico smoke mm. vediamo cosa ci dà il bonjade corchi scappa cioè si scappa Ehi, hey Sam, bello vederti. Oh, ma tutti che ciao. non muovono il culo eh, in questo gioco, a parte te. Eh, già, mm. siamo fuori. Grazie. Quando, quando prendi un po' troppo sul serio, troppo la Bartolini. 21. <ride> <ride> Beh, io qua ti darei una bella. A meno. Invece S. Mi ha dato S. Oh, 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 ci ha sbloccato la moto. Infatti, io la volevo Io avevo visto che c'era sta moto. No, raga, ora ci andiamo a fare il tracciato con la moto nuova. Ovviamente, ovviamente. Da madre a figlia Ecco, queste non le leggo apposta. Perché? perché, spoiler. perché vi spoilerò che fa parte dei nuovi contenuti che hanno aggiunto con le nuove missioni del terzo scatto. Ok. Quindi non vi spoilerò. Ora eh... Ah, potenziamento bussola. Ora si può usare per disattivare temporaneamente i pari sensori. Seleziona un palo sensore nella bussola per disattivarlo. Utilizza questa funzione. Posso... Cos'ha più un palo sensore? Sono quelli che ti rilevano i muli. Cioè i cosi che ah. usano i muli per rilevarti. Ah, ok. Quindi puoi hackerare i pari sensori adesso. Ok. Esatto. Poi, poi so che puoi anche accherare i muli più avanti quando sblocchi le, le cose. No, belle perché sono missioni che oltre a darti. Cioè, sono easter egg che oltre a darti cose estetiche ti danno. Anche ti cose danno utili Ti danno anche Sì, esatto. Cioè, questa cosa sono. So queste sono molto utili nel gioco. Uh... Diciamo che il punto è che sono missioni che fai quando si finisce il gioco. Quindi mi chiedo qual è per la sua utilità. Però, questo è un altro discorso. No? No? No, no. no. Non tutte. O, o meglio, quella del Jetpack la fai solo dopo che finisce il gioco. Okay. Ma eh, ad esempio, quelle che io ho già fatto della of Scat si sbloccano eh, all'inizio del o alla fine, non mi ricordo, del terzo capitolo della storia, quindi molto presto. Mm, okay. E, ok, mentre queste qua degli Easter egg non lo so da quando si sono da quando si possono fare, onestamente. Okay, ma okay. Eh, credo da prima della fine, credo, non ne sono sicuro. Ehm. Beh, visto Vai, che manca proviamolo. poco, io direi di andare a farvi vedere il, il tracciato. Oh yes. Con una piccola gara. Con la moto. Tanto la presa. Voglio provare la Voglio provare la moto nuova, assolutamente. Corri, scappa c'è cioè il nemesi. Scappa. Pa, 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 pa. Mi piace che tu ogni volta che vai a dormire ti fai sempre trasfusione in sangue. Praticamente sì. se, se, se nella stessa giornata vai a dormire tipo 6-7 volte sei Muore. morto perché non hai più sangue. <ride> cioè, e... aspetta, ora eh, una... eh. mi devo ricordare dov'è? Aspetta, vediamo la mappa che più o meno forse a grandi linee me lo posso. Sì, ma non questa mappa. Eh, vabbè, tanto andiamo quando di... facciamo il salto c'è la mappa. Quando andiamo a fare eh? il salto, sì, sì. Ah, sì. ok, allora a Dal salto di Fragile. no. mi ricordo dov'è, però non mi ricordo se c'è un avamposto vicino. Però tanto te lo dice se fai il salto, se c'è un avamposto. E... Eccolo qua, questo qua è il tracciato, raga E allora sopra, eccolo là. E l'avamposto è qua. qua. Il ricovero. Quindi c'è, ok. Oh, yes. Tante fragile ogni volta che appare così, però, bello il potere che ha di trasportarsi così. Ecco, ecco forse un'equazione a cosa può fare riferimento: un po tirata salti... come cosa, sì, forse temporali di fragile, sì. eh, forse quella dell'entanglement quantistico, cioè, fra quella e quella che a ricordi logica ha più senso, però un po' tirata come cosa, ma ci sta. Cioè, è fantascienza, va bene, è giusto. Siamo ah ma è col gipone canne. No me, me l'ha dato direttamente automaticamente quindi... Ah beh, fanno i Vabbè, i Ci pesa il culo e Andiamo. si fa prima così. Ma raga, ma se faccio... Cosa? In satura prova? No, non ti fa fare acrobazia. No, vabbè. Anche perché, che acrobazia vuoi fare con eh, il camion? Vabbè, eh magari esci fuori dal camion, ti fai. quattro eh, sì. salti su tettuccio. Niente, che c'è. Cioè. Dato su, due questo... volte. Non, non mi dà sicurezza, questo camion vero? Comunque. Manca a me. Manca me. Comunque, Quanto possiamo anche niente. saltare. Guardate. Aspetta, non mi ricordo con che età ta... No, ho sbagliato, <ride> <ride> ho sbagliato Vabbè, siamo arrivati. Non avevi nulla addosso? No. No, non mi sono portato niente tanto dobbiamo fare le gare che... oh niente. Mi sei oh. Brevi. oh posso grazie no gara singola con la moto ovviamente e questa la moto sì, nuova orma. no no la moto non è una skin quella nuova non è una moto è una skin uh, allora aspettate Voglio vedere se ce la fa mettere. Oh, bella. Bella. Siamo usciti a Cyberpunk. Chissà. Però aspettate. Beh. Però aspettate perché? ah Ok, no, ci dà solo questa di modo perché sai che c'è sia quella tipo lunghe distanze che quella normale. È di modo? E... si sì, nel gioco c'è cioè, modello... pensavo... il modello lunghe distanze e il modello normale. Cosa cambia? È una Come la ricordo. batteria che dura di più Ah, vabbè Facciamo il percorso lungo Così vedete bene tutto quanto Vai Oh yeah Vedi se c'è la musica di Cyberfax Scusa, aspetta, aspetta, aspetta Vai su seleziona musica eh. Eh. No, scusate gli artisti Aurora No, no, no. No, no. no, no, non ci sono i samurai. Però chissà, magari la sblocchiamo più avanti con le missioni. Eh? Perché so eh, che se... hanno aggiunto hanno aggiunto delle nuove musiche. Eh? Con la descrizione, eh, ci sta, eh, se ci mettono quelle dei samurai, casco un gruppo fittizio nel mondo di cyberpunk. Tempo record è 4.52 Ora battito il record adesso Vai C'è la moto Figa Sì peccato che il Ah peccato che record... la moto va Eh infatti comunque... stavo dicendo Peccato che io il record l'ho fatto con la macchina Che va molto più veloce della moto Eh vabbè dai Mi dice, cioè, Questa cosa È carina La fai una o due volte e poi basta Questa cosa dei tracciati secondo me si sì, è mezzo un po' così. Sì, sì. Poi comunque ragazzi, ovviamente non trattandosi di un gioco di guida, voglio dire, non la guida è Ti fatta un po' non un è po'... proprio la cosa più comoda del mondo guidare. Per diciamo... quanto per quanto se la cava benino, però ovviamente non è che non potete pretendere un sistema di guida Perfetto. e io che non volevo comprare il nuovo gran turismo perché tanto ci sono le piste su Death stranding ah certo <ride> no ma si vede anche dal movimento tipo adesso quando giri un po' a sinistra e a destra guarda bene la moto Sì, è un, non... è un po' normalmente un po'... non si muove così una moto <ride> oddio c'è anche da dire che è una moto a tre ruote eh si sì, ho capito di ma non gira comunque così una moto <ride> <in più. ride> Voglio, voglio cercare di dargli qualche possibilità no, ma non è assolutamente per, per parlarne in maniera negativa No, no, eh. no, però è per essere obiettivi. Cioè questa cosa, ma, ma ci sta è un anche i, Ma ci sta anche in un gioco del genere Quello che forse però ci può stare un po' meno Che proprio In virtù del fatto che l'ato guida non è proprio il massimo Mettere una modalità del genere, cioè perché mi metti i tracciati. Eh, esatto. Cioè piuttosto secondo me i soldi o il tempo che hai investito per questo potevi fare altre cose. Ecco. Eh, quello, quello magari lì. sì. Per quanto è una modalità carina, divertente, tutto sommato, eh. Ma perché? non no, non E niente. Mm -hmm. Ma no, tra l'altro, stiamo vedendo una... anche la ricevuto ottime valutazioni alla eh? diretta. Scappa assolutamente tipo sì, tipo 9,5, no? Sì, Deve... sì, 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 sì ma perché poi alla fine, parlando onestamente, il gioco in sé per quello che è la sua struttura principale è lo stesso uscito due anni fa. Poi no, hanno aggiunto, esatto, esatto. ci sono delle aggiunte. Però leggevo però... Uno, uno dei però è che l'utente, per esempio, viene introdotto meglio alle meccaniche di gioco. Le nuove costruzioni arricchiscono il gameplay e non lo rovinano e cose di questo tipo quindi sotto l'aspetto gameplay sì. hanno fatto un buon lavoro per... ripeto cioè se, se penso al paragone con Ghost of Tsushima qua abbiamo se è ovviamente è già un gioco 10 euro in più Ghost of Tsushima se è già un gioco 30 euro in più sì e non lo è so da è, dire... un è un po' tanto un upgrade c'è da dire che credo anzi ne sono Certo, le missioni che hanno aggiunto con l'isola di Iki uh, in Ghost of Tsushima uh, dura molto di più di quello che hanno aggiunto in The Stranding. Però, secondo più me, più non, giustifica... Dei... Ah, sì. esatto, no, non giustifica so. una spesa di 30 euro quando con 30 euro mi ci compro praticamente quasi un, un giorno. Cioè aggiungi 10 euro e ti compri Kyena, eh, per esempio. Sì, è un po' too much secondo me. Infatti costasse un vi nascondo visto che io adesso lo sto giocando su play 5 perché tanto è retrocompatibile e fortunatamente si mh, va a 60 fps anche se oh, non è la nella curva. E poi alla fine a me interessava quello, non era tanto la grafica, cosa del G, mi interessava giocarlo a 60 frame. Sì. Però non vi nascondo che se avessi trovato la propria a 10 euro visto che me lo sto ancora e giocando e se non sono manco a metà gioco me lo sarei preso più che volentieri. Ma Però per 30 il... no per il DLC uh, a 10 euro l'ho fatto anch'io per giocarmi la parte che hanno aggiunto. Sì, sì. Però a 30 secondo me sono troppi. Eh è un po' tanto too much. Cioè... <ride> vediamo se poi più avanti abbasseranno il prezzo. Eh ah, vediamo. vediamo ah, sta sto fanno. facendo un bel giro raga adesso. Attenzione. Attenzione. Samu batte i suoi record qua. No! Eh, ho parlato No, ecco. Boom. Tanto io sento comuni disturbanti da Discord. Bello. Sì, sì, quando ogni volta che attaccavi quando giocavi a china sentivo rumori strani. E eh, non so come mai. Eh. Che cazzo di problemi a Discord c'ha a parte i soliti Eh Discord Tanto guardate che bella Bello, moto. Con... La moto a ballo Sì, la moto a 1,36 Dai buono 10 secondi in meno Beh, al tanto so, 53 ah, non credo che va avanti Quindi posso terminare il pronostico Ah con i palco le consegne abbiamo finito Il, eh il allora. pronostico possiamo terminare Volevo solo fargli vedere la macchina nuova che hanno inserito E poi chiudiamo mm -hmm. Vabbè, allora aspetto che ci sia anche te per terminarlo così, eh, che non l'ho mai visto terminato, perché di solito li annulliamo sempre perché non si riesce mai a realizzare durante la live. <ride> Ahia. Torna la selezione oh. delle gare. C'è la macchina nuova? Ah, la macchina quella ah, della gara. Questa qua. La roster. E proviamo però l'altra versione del tracciato, quello più breve, diciamo. E facciamo quella più difficile però Probabilmente morire Non so in cosa consiste la difficoltà in più Probabilmente nel tempo da, da battere Perché Ma il tempo da battere non è il tuo? Non lo so Ottimo. Penso di sì Tra l'altro Che questa... magari funziona un po' come Mario Kart Che cioè la difficoltà aumenta la velocità che Mario Kart ci sono ah, le gare. Tipo vediamo. suddivise per cilindrata. Più vai avanti, più la cilindrata è alta. Più, più anche sì, in sì, pista sì, vai sì. più veloce. Ah, e anti orario. Tra l'altro, il tracciato, adesso eh. vediamo. Limite se la percepisci più veloce del solito. No, mi sembra. Mi sembra come ieri. Eh, no, cosa può essere? Stessa guida anche la derapata uguale non cambia. Mi pare di sì. Cioè ah, magari la difficoltà è tracciata e basta. Porca. Può essere. Mamma mia. Mamma mia che accelerata. Oh, bella! Bella! Un po' meno. Vabbè però almeno non ci siamo schiantati. No, no, è soltanto dato una culata però easy. Ma no peccato, ti sta venendo bene Aia eh, eh no no guarda che sto tracciato qua è difficile, guarda quante curve tutte così. Sì, sì allora la... sì, è in base al tracciato. È in base al tracciato. Sì sì, è corto però è pieno di curve, non è semplice. Quanto hai fatto 1, 11, 71? Troppo, troppo, troppo. Ah. Troppo due cose. Eh, sbagliato di nuovo. Vai, corri! Accelera! Veloce come il vento! Questa volta l'ho fatto uh, giusto. Questa cosa l'hai fatto bene. Questa l'hai fatto bene. No, diciamo che sei uno. Che se sei uno che si diverte magari a battere i suoi record in continuazione per migliorarsi, ci sta come cosa. Beh, ma ha detto che puoi anche eh, battere il record i record. Ancora più... Sì. sì, allora... Però sono d'accordo con te, la modalità è in sé è carina. Però... Dopo un po'.. Tanta. Non ci giochi più perché, perché essendo singolo player e non avendo manco tipo delle, un avversario manco li ha da battere diventa poi un po', sì, sì, sì. Un po noioso alla lunga però secondo me è un'aggiunta che ci può stare tutto sommato Dai, dai 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 42 sei in costante turbo, sì. Eh, adesso sì c'è il turbo. Ok. Eh. Ma l'avevo... Un attimo ho mollato sbagliato. Eh, sbagliato. No. Dai, che sfiga. Peccato. Vai in scia col fantasma. Eh, niente. Peccato, peccato, peccato. Voglio sbloccare la macchina, pian piano collegare. Che si può anche Potrei sbloccare. Cosa devi fare per sbloccare, hai detto? Eh, non me lo ricordo esattamente. Nel senso, forse completare tutte le gare con, oh. uh, con questa. No, ok. Vabbè, dai, non ci vuole tantissimo. Un po' una menata, però. E eh, ragazzi, questa okay. era la dire parte della diretta scat di Death Stranding. Perché, ragazzi, se volete, se volete, la possiamo riprovare mercoledì. Farò. Credo, Magari un sondaggio. So, forse già stasera o al più tardi domani farò già un sondaggio sul gruppo dei sub. Uh, per cosa, cosa portare. So già qual è l'alternativa. E... e quindi, può dire? Sì, sì, l'alternativa sarebbe FIFA 22 in versione old gen. Diciamo, perché ho la prova di Eplay. Il problema è che io Eplay ce l'ho su PC, e... e quindi su PC non c'è la versione next gen di PS5. Però, però intanto può essere un primo assaggio di F22 ragazzi i vincitori sono quelli che hanno scelto meno di 5 beh me ne sono Aspetta. caduti 2-3 quindi anni, che meno di 5 sia il risultato corretto una volta scelto il risultato gli spettatori che hanno optato per il risultato corretto saranno premiati con viz che figate i pronostici quindi danno il doppio di... eh beh, giustamente come una scommessa se tu punti 10 ti dà 20, da 20 esatto completa il pronostico. Vai, avete vinto 6 sì! soldi! Ma c'era qualcuno, qualcuno che aveva votato più di 5? Sì, era 2 per meno di 5, 2 per più di 5. Ok, ok. Qualcuno non aveva fiducia in me. Vabbè, <ride> ci può stare, eh. Gra grazie, uh, grazie. Puterie, eh, però tipo. E amici, ultima cosa che vi faccio vedere eh, poi cambiamo scena, hanno cambiato il colore del menu principale. Ok, <ride> Adesso è giallo, eh, prima era Ho era vinto in... 20.000 punti. Ma scusa, come funziona? La scena avete in due. <ride> in due, farò a meno di 5. O hai votato so Cioè, come funziona? Perché io c'era scritto complessivamente chi ha votato meno di 5 nel complessivo C'erano 10.000 punti scommessi. Come funziona? La vincita che 20.000 la da ognuno che ha votato meno di di. Di, di 5. Eh? Però ho ben capito questa cosa. Yes! Anche ah, figata! So. Bello, bello il pronostico. Mi piace. Farlo, divertente. Dai, raga, prossima... prossimamente facciamo anche casino online. No. <ride> vabbè, si scherza. Però figo, Vabbè questa cosa, mi piace. Mi piace. Ah, intanto ti invio il link delle cose di Half-Life che... che ti oh, dicevo. Oh, prego. Amici, compagni di avventure e disavventure. E anche compagni cittadini, di Bartolini, figlio. cittadini, anche, tra le tante cose. Daga fuori. Io spero che la Director Scut e Death Stranding vi vi sia piaciuta, vi invito anche se è un gioco un po' particolare però se siete amanti delle belle storie sicuramente vi farà piacere giocarlo in occasione della director's cut che comunque eh, lascia meno spesati anche gli utenti nuovi al gioco e tutte queste cose qua vi invito se non l'avete fatto di provarlo, di giocarlo Death Stranding perché al di là del gameplay che a me personalmente a parte in alcune situazioni dove non c'era tanta trama, un po' menosa, che è l'unico contro che sì. gli do. Mi ha divertito. Concordo. e comunque ha una bella storia. Allora, una è bella storia molto interessante tantissimo, no? Esatto, esatto, quindi ci sta, vi invito a farlo. Detto provatelo, questo, ragazzi: se vi fa piacere, provatelo Noi, come sempre, vi ringraziamo per la compagnia. Anche qui, ci, ve ci vediamo lunedì lunedì alle, alle 22, 22. Vi auguriamo una splendida notte e un bellissimo fine settimana. Fate i bravi, bevete responsabilmente. Non come Dylan, non come Samu, soprattutto come Dylan, quello che aveva il barile nero io. Quindi, eh, per favore, giustamente, e... ragazzi, e io te, ragazzi, buonanotte a tutti. Grazie a tutti per la compagnia. Le grazie a tutti buonanotte, quanti per esserci stati ciao, belli ciao, ragazzi, buonanotte. Buonanotte,